La mia attività di musicista all'estero, diciamo, l'ho praticata in diverse forme, in diversi momenti. Inizialmente con gli Africa Unite, perché io ho suonato per una decina di anni con la band reggae di Pinerolo. Sono stato anche uno degli autori dei primi testi in italiano, delle canzoni del periodo più o meno intorno al 93. Lì cominciamo a fare le prime esperienze nei festival olandesi. Erano gli anni 90, la musica era ancora, diciamo così, un elemento centrale nella vita culturale dei ragazzi, molto più di quanto non succede adesso. Il pubblico olandese è particolarmente curioso. In quei festival all'epoca si parlava di melting pot, di world music, si mescolavano moltissimo stili, generi e provenienze. L'attenzione era molto alta, quindi ebbi subito un impatto molto positivo di questa avventura dell'andare a suonare all'estero. Successivamente con gli Africa Unite ci trovavamo in situazioni molto particolari che ci portarono addirittura tipo nel 92 a suonare in Iraq nell'arena di Babilonia. Praticamente un anno dopo i bombardamenti italiani noi suonavamo contro l'embargo che stava fondamentalmente schiacciando la popolazione civile, lasciando intatta l'oligarchia. E in quel caso io e Madaschi ci lanciamo anche in un appello per la libertà per la libertà di parola, di pensiero. Dichiarammo anche che non volevamo suonare per i ministri, per i militari, che infatti non furono invitati quella sera. E questo appello degenerò al punto che ci cacciarono praticamente dal palco. E mitra alla mano, tutta la delegazione italiana vennero ritirati i passaporti a tutti. Comunque fu un'occasione molto, molto particolare. Generalmente la musica ha sempre in qualche modo rappresentato un passepartout per attraversare situazioni e contesti assolutamente diversi. Insomma, a parte questa nota di colore dell'Iraq, fortunatamente ne uscimmo sani e salvi. E il video pure avete realizzato, un clip vietato. Esatto, durante il concerto iracheno, adesso non è tanto funzionale la discussione, ma No, però è magari una interessante. nota di colore. Io all'epoca, i primi due videoclip degli Africa Unite, praticamente li girai e li montai io, in pratica. Il secondo di questi clip, il primo fu girato anche in Giamaica, durante un concerto degli Africa Unite in Giamaica. Il secondo fu proprio realizzato durante i giorni di permanenza a Baghdad, il video di una canzone che si chiama Andare. Particolarmente interessante vedere l'espressione di Bunna, che è l'espressione esatta di uno che vorrebbe essere a 5.000 km di distanza, mentre invece giriamo sotto, pregandoci della proibizione assoluta di fotografare, di filmare alcunché che vigeva all'epoca in Baghdad, che era territorio militare. In pratica con una telecamera, avvolta in un saffi, con il batterista di spalla e Bunna con delle cuffiette che faceva il playback del pezzo, andavamo in giro così, forti di quella sconsiderata ingenuità giovanile. Giravate da soli o Giravamo da soli, senza guide? ci avessero beccati, ci avrebbero ficcati probabilmente in galera. E comunque realizziamo questo video di Andare, che in realtà poi era una testimonianza del fatto che gli iracheni erano un popolo di persone assolutamente normali, tra l'altro una delle popolazioni più occidentalizzate culturalmente di tutta l'intera area del Medio Oriente. E la nostra testimonianza voleva essere, l'Iraq non è un posto che sta dietro uno schermo televisivo dove si possono buttare le bombe e che non fanno male a nessuno. Non è un videogioco, qui ci sono delle persone vere, noi le filmavamo insieme a noi, cioè, aveva un significato anche politico questo tipo di testimonianza. Quindi diciamo che le prime esperienze di musica all'estero furono molto avventurose. Dopodiché, con i Subsonica iniziamo tardi a fare dei concerti all'estero, finimmo in Giappone a seguito di scambi culturali con la regione Piemonte e il Giappone, fu molto divertente. Però di fatto, a parte alcune studentesse di italiano, ragazze anche piuttosto carine giapponesi che arrivavano abbastanza in massa ai concerti, scoprimmo anche di avere un sito in giapponese, tenuto da una ragazza, una studentessa di italiano che si chiamava Yuki. Anche lì fu una situazione molto particolare, cioè diversa è proprio l'attività, diciamo così, pianificata di sviluppo della propria musica all'estero. Quello che posso considerare con un gruppo come Subsonica è che durante le numerose successive attività all'estero, noi per esempio a Londra siamo forti di due sold out molto importanti in location sempre più grandi, tra l'altro l'ultima. La prima al The Forum e l'ultima al Cocos di Londra. È chiaro che la prima cosa che noti è che la base del pubblico è in grande percentuale una base italiana.
Però tutto sommato va considerato due aspetti. Da un lato anche la cultura reggae, esattamente come la cultura della musica latinoamericana, ha avuto in Inghilterra la prima e nella New York degli anni 70 la seconda come teste di ponte gli stessi immigrati giamaicani e latinoamericani. Quindi ci sta che la base solida di partecipazione sia delle persone che vengono dalla tua nazione. E bisogna anche considerare che in questo momento in giro per l'Europa ci sono almeno 2 milioni di ragazzi sparsi che hanno già lasciato l'Italia e lavorano e hanno attività professionali e comunque hanno un fabbisogno culturale, dei gusti culturali superiori come media rispetto ai loro coetanei italiani, e sono ben fieri e contenti di poter portare i loro amici inglesi, tedeschi, belgi, francesi eccetera eccetera a dimostrare loro che la musica italiana non è solo quell'universo legato alla musica leggera molto più famosa e lanciata e sdoganata alla Festival di Sanremo, ma sono molto contenti di portarsi dietro i loro coetanei dicendo: guardate, anche noi in Italia abbiamo delle forme musicali differenti. E quindi si suona tanto all'estero, le band italiane suonano moltissimo all'estero, suonano moltissimo le band di settore, i gruppi di genere. 10 anni fa l'hardcore, adesso forme deviate di rock, di post rock, ma suonano in locali di circuito e di genere. I Subsonica suonano in club più grandi dove il pubblico è visto però come forte componente italiana. L'evoluzione, diciamo così, più altisonante di quello che noi facciamo è Battiato all'Opera di Parigi, che riempie il teatro di un pubblico però prevalentemente italiano anche in quel caso. E poi ci sono altri fenomeni, per esempio Bloody Beatles, che ho avuto modo di vedere a Parigi più o meno 4 giorni prima di Battiato, e probabilmente però ero l'unico italiano in sala. La platea era composta da ragazzi molto giovani, tutti quanti francesi, che andavano a sentire i Bloody Beatles non tanto quanto gruppo italiano, ma quanto gruppo di elettronica di altissimo livello. Quindi ci sono molti modi per affrontare la questione estero. Credo che per un gruppo come Subsonica, se noi avessimo una distribuzione straniera, adesso per certi versi la rete tanto toglie, altrettanto restituisce, metterà in qualche modo in pari le questioni, le difficoltà, cioè annullerà le questioni, le difficoltà relative alla distribuzione fisica dell'oggetto, quindi probabilmente avremo anche possibilità di vendere all'estero su piattaforme digitali. Beh, credo che però lo sviluppo fisiologico di un gruppo come Subsonica sia usare come leva i numerosi italiani presenti in giro per l'Europa, magari anche gli studenti stranieri che sono stati in Italia a fare i circuiti Erasmus, che poi hanno girato con cassette CD masterizzati e hanno diffuso la nostra musica in giro per il mondo, forti di un live che deve essere comunque significativo e di impatto, perché senza quello all'estero te lo scordi di suonare. Potrebbe esserci una via molto legata un po' al passaparola e al contagio. Per altri gruppi, Bloody Beatles ne parlavo prima, oppure gruppi di genere che cantano in inglese, i percorsi sono diversi. Mi ha seccato. È stato perfetto. Esaustivo. Partito da là e dalla Z in maniera, un percorso anche... Beh sì, sostanzialmente alla fine gli italiani nel mondo sono le antenne, no? Che in qualche modo amplificano l'azione che i singoli gruppi, o nel mio caso il discorso del festival, cerca di fare. Cioè, magari il primo anno viene l'italiano da solo, il secondo anno viene l'italiano con i suoi amici, tra virgolette, locali. Questo è fondamentale. La chiave poi l'ha messa in evidenza Max. Prima il limite vero, come dicevo anche stamattina, era fatto la distribuzione. Cioè, spesso i tour, i concerti all'estero non avevano nessun tipo di riscontro perché non c'era distribuzione. Andavo a vedere lo show di Subsonica, ma non trovavo nessun negozio di dischi e CD di Subsonica. La distribuzione digitale ha abbattuto completamente questa barriera. Oggi Eden, per esempio, l'ultimo di Subsonica, io lo trovo su iTunes negli Stati Uniti, quindi diventa solo un problema di promozione, cioè e creare visibilità. Quindi il live, l'impatto di qualità, su questo non si discute, diventa il viatico necessario. E poi l'evoluzione, ripeto, i concerti, il festival sono delle, diciamo, punte di diamante e dei picchi, a nostro avviso, e su questo io
insieme a tutta la filiera dell'industria musicale stiamo facendo una riflessione. L'evoluzione è creare un'antenna permanente nei singoli paesi che si occupi appunto di promuovere, distribuire, commercializzare la musica italiana, in sostanza, ma niente più di meno di quello che fa l'Inghilterra o la Francia, dove hanno aperto in diversi paesi del mondo le varie music commission, sostanzialmente degli uffici che fanno solo questo. Quindi è una riflessione che in questo momento è in atto dal punto di vista sistematico di industria, quindi tutta la filiera insieme sta considerando di fare un passo del genere. Questo, a mio avviso, è quantomeno, almeno per esempio negli Stati Uniti, dove noi abbiamo una presenza forte e dove gli effetti di quello che facciamo sta riscuotendo i risultati, diventa importante. Ma come gli Stati Uniti, appunto, i paesi BRIC, il Brasile, la Cina, c'è un fortissimo interesse su tutto quello che è italiano, ma italiano non legato agli stereotipi. E quindi è un mercato, anche se la parola mercato è brutta, però da quantomeno esplorare. Ci sono riscontri, ognuno inizia a fare dei tentativi, a mio avviso bisogna muoversi in maniera sistematica, cioè come veramente sistema paese, che la musica può essere, deve essere considerata come una commodities, cioè negli Stati Uniti organizzano le fiere dei trattori, la musica deve essere messa nella stessa condizione di essere esportata, perché alla fine perché il trattore italiano sì e la musica no? Ripeto, quello che dicevo stamattina a loro, ma non è neanche più una questione di lingua, perché per esempio il limite che può essere visto per esempio dalla musica di subsonica all'estero è la lingua, ma in realtà viene compensato dalla fortissima energia, no? Dello show, che cancella completamente la barriera linguistica, perché noi l'abbiamo visto in 3 anni di esperienza tra Stati Uniti e Cina. Lo show dei Subsonica vengono americani che non parlano, o cinesi ancora peggio, che non parlano italiano, ma che vengono coinvolti all'energia. Cioè, quindi, non è, ripeto, quello che dicevamo anche stamattina, non è più un problema di lingua. Secondo me l'artista è e deve essere libero di esprimersi nel linguaggio che gli è più consono. È chiaro che se vuoi cantare in inglese o in un'altra lingua, devi essere perfettamente padrone di quella lingua, se no diventa una macchietta, no? Cioè, quindi, a mio avviso c'è veramente un mondo da esplorare. Piano piano, e ci vogliono anni, cioè adesso Nazione esiste non è una cosa cotta e mangiata, ci vuole tempo, però io mi rendo conto che ogni anno acquistiamo sempre più credibilità. Cioè, prima se parlavi di musica italiana rock o dance, al di là dei fenomeni, mi ricordo negli anni 70, i vari PFM, tutti i fenomeni di musica progressive, erano considerati, dopodiché eravamo diventati veramente lo stereotipo, con tutto rispetto, però la pizza, il mandolino, quella roba lì. E invece siamo apprezzati. Adesso ci sono dei fenomeni, appunto, che so, mi viene in mente i Bloody Beetroots, i Crookers, cioè fenomeni che probabilmente il pubblico che li ascolta neanche sa che sono italiani, non lo sa. E invece fenomeni che possono anche, tra virgolette, essere categorizzati nella categoria di musica italiana, ma non hanno nessun tipo di problema a confrontarsi con l'estero, con il mondo. L'altro esempio che facevo stamattina, il Rammstein è un gruppo tedesco, canta in tedesco, cioè, quindi, eppure fanno tra 2 settimane rock in Roma con 22.000 biglietti venduti. Quindi se c'è un'azione sistematica dietro, non deve essere più un'azione spot, cioè bisogna lavorarci in maniera... Non è neanche una questione di costi, è solo una questione di volontà politica del paese. Cioè il paese deve capire che può puntare sulla musica. È quello che ha capito la Regione Puglia. Alla fine della fiera, alla Regione Puglia, non ritengo che interessi particolarmente la musica, ma ha capito che la musica è uno strumento fenomenale per conquistare, per presentare il territorio. Quindi arriva molto più velocemente con la musica. Quello deve essere, ed è il modello, viene replicato sostanzialmente quello che era il modello francese degli anni 90, no? L'affermazione della musica francese, se non altro, era l'affermazione della cultura francese, del territorio francese. Non sarà un caso che la Puglia negli ultimi 2 anni è la prima regione come turismo incoming dall'estero. C'è un'azione sistematica dietro, tutti i gruppi pugliesi supportati e a volte anche dal punto di vista economico riescono a suonare, e questo crea un volano, quantomeno se ne parla. Sì, infatti... Ah, no, 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 no.
No, cioè. All'estero non so quanto possa incidere, se uno fa musica strumentale, puramente strumentale, rispetto a musica con canto. Ma guarda, forse rispetto all'Italia ci sono un po' più chance, più... Ma mi viene in mente un artista che è Ludovico Einaudi, che è un pianista che fa musica strumentale, probabilmente l'artista italiano che è più successo in questo momento negli Stati Uniti, che al di fuori dell'etichetta di artista italiano, perché è chiaro, poi se viaggi sui boceri della situazione è un altro mondo, però quelli incarnano, diciamo, l'immaginario che uno si aspetta alla musica italiana. Ma Einaudi oggi è uno che è rientrato due settimane fa da un tour di 30 date con 2000 vacanti a data che pagano $80-100 per vederlo suonare al pianoforte. Quindi quello è un segno concreto di quello che viene fatto. È chiaro, la musica strumentale... No, voglio dire, in relazione, cioè Italia-estero, all'estero cioè, naviga difficilmente la musica strumentale. Beh sì, però, non è che nel senso c'ha... Io no, la lingua per me è neanche più un limite, cioè si pone in maniera diversa, probabilmente arriva più velocemente, no? Poi magari un musicista sicuramente ti può rispondere. È il genere che fai. Chiaro che se tu canti un genere, fai un genere in cui comunque i testi hanno una certa valenza, è normale che devi poter far comprendere anche un pubblico straniero. Però ti faccio un altro esempio, un altro gruppo, Canzoniere Grecanico Salentino, che è un gruppo, tra virgolette, pugliese, è un gruppo che è al terzo tour negli Stati Uniti e adesso partono il 24 giugno, fanno 30 date. Cioè, 30 date dove prendono cachet, c'è gente che paga, quindi cominciano a crearsi un mercato e cantano penso in dialetto, cioè, quindi non è più, ripeto, secondo me non c'è il limite della lingua, sono diverse modalità di comunicare la tua arte, la tua creatività. Cioè, non si spiegherebbe il fenomeno Manu Chao se la lingua fosse un ostacolo, cioè, comunque in spagnolo, anche nei paesi di lingua non spagnola, per quello in Italia. Sì, ripeto, secondo me siamo arrivati al bivio che da azioni comunque sistematiche, cioè il fatto di il festival che io faccio, il Twig, è un festival a intervento misto, pubblico e privato, quindi comunque è già un segnale molto importante che lo Stato o le sue emanazioni, al di là che il festival è il mio, capiscono che può essere un'opportunità, però è arrivato il momento che al di là del picco del festival ci deve essere un lavoro continuativo, cioè un lavoro continuativo che ti consente la presenza sul territorio, ti consente di presentare e commercializzare, cioè secondo me oggi i Subsonica prendendo l'aereo possono andare a suonare negli Stati Uniti, i loro brani sono commercializzati su tutte le piattaforme, cosa mi manca? La comunicazione e la promozione. Quindi sistematicamente ci vuole il signore con la valigetta, è una brutta immagine però rende, il signore con la valigetta che va da iTunes a Cupertino e dice perché non fate la homepage per una settimana dedicata ai Subsonica, oppure va ai studi della Warner a Los Angeles e dice il signor Casacci ha composto questa serie di brani elettronici, riusciamo a trovare una sincronizzazione? Quello è l'azione fondamentale. Per cui appunto bisogna, ripeto, non è una questione di soldi, cioè è una questione di muoversi, perché se ci pensate è una persona che deve fare questo lavoro, non è che... Un ufficio stampa... Sì, sì, è chiaro, una persona non supportata e poi utilizzare, come dicevo prima, a Max tutta una serie di strumenti per fare... Entrare in scena gli effetti speciali. Fare... per fare... Per guardare. No, lascia. Ci sono tutta una serie di opportunità, io adesso ti parlo del caso degli Stati Uniti, ma può essere replicato ormai in qualsiasi paese del mondo, cioè negli Stati Uniti ci sono tutta una serie di fiere che sono ben lontane dal concetto di fiera che noi abbiamo, spesso l'intervento pubblico sulla musica italiana si è concentrato in grosse dispersioni di energie su fiere tipo il Midem, il Popcom, dove facevano questi mega padiglioni italiani, 3.000 delegati che mangiavano e bevevano per 3 giorni, ma al dunque non si stringeva, erano sempre gli stessi, cioè diventava autoghettizzante.
Ci sono dei modelli di fiera, mi viene da citare a Austin, c'è cioè il South by Southwest che c'è a marzo, è un concetto completamente innovativo, cioè dove non c'è un concetto formale di fiera, magari vi faccio un esempio, Giovanotti, piuttosto che Canzone che Carmelo Salentino, lo scorso anno si sono esibiti dentro un negozio di biciclette. E allora stiamo cercando di valutare delle ipotesi di presenza di un sistema Italia in un contesto assolutamente non formale, cioè, e quello a mio avviso potrebbe essere un punto di partenza. L'altra cosa che faremo, non stiamo cercando di fare, ma faremo perché abbiamo, siamo riusciti a trovare dei finanziamenti per farlo, presenteremo il sistema Italia il 29 ottobre a Los Angeles a Billboard, che è la rivista più importante del mondo per quanto riguarda l'industria della musica, dove presenteremo il sistema della musica italiana. Quindi inizia a muoversi qualcosa su cui stiamo lavorando da tanti anni. Però ripeto, oggi non esiste più, e il discorso degli Stati Uniti può essere replicato in Cina, può essere replicato in Brasile, deve essere fatto ovviamente piccoli passi alla volta, in maniera omogenea, considerando veramente l'ottica della formichina, perché però l'idea è creare fondamentalmente un sistema che poi non ha più bisogno neanche dei finanziamenti pubblici, si autoalimenta, perché se il sistema mette in moto tutta una serie di volumi di affari, poi trattenendone magari una parte riesce a ripagarsi. Quindi questo è, cioè, è un progetto che io a cui tengo molto e sto cercando in qualche modo di mettere insieme. Ma come vedi il futuro di Twitter? Cioè, si vede che può evolvere? Assolutamente, assolutamente. Si può evolvere per due motivi. Uno, perché altrimenti, questa è una battuta, mi annoierei, ma non è per quello. Si deve da un lato evolvere, da un lato razionalizzare. Io e i Twig abbiamo commesso comunque anche degli errori, cioè, già capirlo secondo me è qualcosa di importante. Cioè, noi per esempio l'altro anno abbiamo commesso errori perché siamo andati troppe parti, e questo è stato, se da un lato la manifestazione ha raggiunto una dimensione importante, l'altro anno dal punto di vista economico non è stato un successo, cioè, bisogna rendersene conto, cioè, io faccio un imprenditore, quindi alla fine devo comunque riportare i conti, quindi da un lato continuare nell'ottica di crescita ma razionalizzando. Quindi benissimo noi territori, noi abbiamo fatto appunto il Brasile due settimane fa, rifaremo probabilmente la Cina a novembre, gli Stati Uniti a ottobre, ma razionalizzare e capire, fortunatamente stiamo ricevendo un sacco di proposte per nuovi territori, però dobbiamo capire, alla fine io amo paragonarmi spesso a una frutteria, no? Cioè, se io compro le mele a 10 per vivere non posso venderle a 8, cioè, le dovrò vendere almeno a 11. Quindi dobbiamo capire dove stare in piedi, perché comunque è un giochetto che costa molti soldi e ci troviamo sempre, quello che diceva lui prima, spesso noi partiamo con dei budget garantiti e poi in corsa ce li tagliano. Cioè, ma io non ho problemi. Noi 2 anni fa avevamo un budget con l'ICE, un budget molto sostanzioso. 1 mese e mezzo prima l'ICE viene chiusa. Quindi di quel budget, e allora a quel punto che fai? E allora a quel punto, cioè, gli imprenditori si mettono le mani in tasca, dicono o chiudo o vado avanti. Per noi dobbiamo andare avanti, quindi anche quando noi decidiamo di intraprendere un percorso, poi ci assumiamo il rischio imprenditoriale di coprirlo economicamente, se siamo bravi a trovare risorse, altrimenti dobbiamo coprire tasca nostra. Cioè, qui non è che non possiamo, anche perché fortunatamente viviamo solo di credibilità, cioè non possiamo permetterci né di scontentare, né di non pagare, né di non mantenere i nostri impegni in Italia e nel mondo. Quindi quello è la cosa più importante. Una volta che si parte, il treno non è che si può fermare. Però secondo me il 2012, ma ritengo per tutti, è stato il peggiore anno, almeno da quando io lavoro. In assoluto. Soprattutto, ma neanche all'estero, ma per la difficoltà di trovare risorse. E le abbiamo comunque trovate. E a mio avviso, per natura sono anche abbastanza un ottimista, da quest'anno è un percorso un po' più semplificato. Però appunto razionalizzeremo, comunque facendo crescere la manifestazione, perché noi la prossima settimana annunceremo il cast degli Stati Uniti, che è un cast comunque di assoluto livello.
quindi io sono contento, ma sempre con i piedi ben saldi per terra. Ma la nostra esperienza è un'esperienza pluriennale, però diciamo l'impennata l'abbiamo avuta da 4-5 anni, perché comunque il problema che si poneva prima è che la musica italiana vive sempre in uno stereotipo costante, perché chiaramente anche quando dal SIGET ci chiedevano ma chi possiamo portare dall'Italia, anche per far muovere un po', non dico la massa, però almeno qualche centinaio di persone che dall'Italia magari si sposta al SIGET in più, noi avevamo parecchie difficoltà, perché nello stereotipo comune la musica italiana era sempre identificata dalla solita pop leggera, che magari fa i suoi numeri, però chiaramente non è molto attinente a un festival e quindi non la puoi portare. E allora abbiamo ancora difficoltà, perché poi quando facevamo dei nomi non erano così conosciuti, e quindi la direzione artistica del festival, che comunque è una direzione artistica attenta, chiaramente poneva delle perplessità: dove mi mettiamo, su quale palco, qual è il cachet, ma noi chiaramente non possiamo dare questo cachet perché qui non li conosce nessuno o li conoscono poco, eccetera. E noi iniziamo un percorso inizialmente in maniera molto light, molto blando, facciamo vedere un po' di gruppi italiani per vedere un po' com'era, anche nelle relazioni, anche perché io ho iniziato che non avevo grandi rapporti con il management in Italia, noi eravamo proprio verginelli, quindi ce li siamo costruiti negli anni. E quindi portammo tipo Prozac più, Linea 76, Linea 77 del 2004, ed ebbero comunque un buon riscontro. Poi avevamo una sorta di pausa, perché non trovavamo più delle sinergie adeguate. Poi a un certo punto io dissi, vabbè, ok, allora noi vogliamo il Subsonica, li vogliamo perché secondo noi in questo momento è l'unico gruppo che dall'Italia, insieme ai Jovanotti, può eventualmente rappresentare molto bene la musica italiana e anche probabilmente tirare un po' di pubblico dall'Italia, anche perché nel 2010, se non ricordo male, i Subsonica erano fermi da un anno, non avevano fatto concerti. Quindi secondo noi era proprio il momento ideale, un'esperienza che abbiamo ripetuto con i ministri l'anno scorso, con lo stesso concetto. Vabbè, insomma, loro ci chiesero quanto secondo voi, vabbè, li contattare, insomma, non con te direttamente, e diciamo, vabbè, facciamo una cosa, una parte della promozione, del budget promozionale che abbiamo, lo investiamo nel cachet di quello che dovremmo dare. Solo allora il SIGET capì che noi veramente credevamo in quello che stavamo facendo, e dissero vabbè, ok, ci avete convinto, portiamoli. E loro sono stati, diciamo, la prima band al SIGET della nuova era della musica italiana al SIGET. Di lì poi abbiamo avuto i Verdena, abbiamo avuto l'anno scorso i ministri, il Teatro degli Orrori, i Cani. Poi abbiamo cercato anche di diversificare l'offerta, perché ora, a prescindere dal gusto musicale personale che ognuno di noi può avere, quindi è chiaro, magari una band mi può piacere più dell'altra, io l'anno scorso ho cercato di dare un ventaglio di scelte musicale al SIGET, tra cui scegliere, e poi grazie anche a questo abbiamo prodotto il Mambo Stage, che inizialmente doveva essere molto più internazionale. Però in verità poi i management sono dimostrati veramente entusiasti di questa cosa, e quindi alla fine tanti slot li abbiamo coperti in maniera assolutamente gratuita, cioè nel senso che non abbiamo dato cachet, ma non è, lo abbiamo fatto per uno scambio reciproco di visibilità, perché finalmente si era aperta una breccia in un mercato internazionale, calcolando che la maggior parte delle persone che partecipa al SIGET, chiaramente di chi compra il biglietto, non è né ungherese né italiano, è olandese, tedesco, inglese, francese, eccetera. E abbiamo assistito a dei concerti di artisti italiani assolutamente carichi, comunque anche pieni di gente, di pubblico, tant'è vero che dal SIGET ci hanno detto ok, ci è piaciuto,
rifacciamo. Cioè, rifacciamo con le risorse che dobbiamo trovare noi. Cioè, noi vediamo lo spazio. Rifatelo. Rifatelo. Però questa è anche una, conquista. Ma certo. Anche perché poi c'è un problema. Ora, sembra quasi che sia, sia scontato che noi dobbiamo portare musica italiana al sito. Allora, si assiste a qualcuno che magari se la tira un po' più dell'altro, però tutto sommato siamo riusciti a fare anche quest'anno un cast bello, aperto e grosso. E niente, insomma, la nostra esperienza sta continuando e noi siamo assolutamente convinti che la musica italiana sia cambiata, ma sia cambiata radicalmente. Quelli che dicevate voi, c'è un DJ, Benny Benassi, che sta veramente andato oltre anche la notorietà dei Bloody Beatles, che del resto quasi la maggior parte degli italiani che sono venuti 2 anni fa al Siget non conosceva assolutamente. Poi dal vivo hanno spaccato, infatti in Olanda, in Francia sono ormai ai primi posti tra le... Quindi c'è un filone ormai di musica italiana che è di interesse e questo sta aprendo veramente nuovi orizzonti per la musica italiana in genere, secondo me. È come il calcio, abbiamo spaccato gli argini portando in Europa e quindi assimilando le squadre e le città, noi adesso a un prodotto nuovo, della nuova musica italiana, stiamo affidando anche l'export della cultura italiana, che non è solo chiaramente musica o genere. E devo dire che questa esperienza, almeno dal punto del mio approccio, funziona per quegli artisti che hanno capito l'approccio umile, quasi per dire io devo quasi ripartire da zero, cioè se voglio uscire dalla frontiera del mio paese devo accettare di mettermi in gioco. Ecco il caso dei Subsonica, il caso dei Giovanotti, cioè artisti che sono ripartiti a suonare dai bar, altrimenti io ho avuto esperienze veramente molto belle di tutti gli artisti. Solo con un artista in 5 anni, non quello che pensi di te, però sono 2 in realtà, scusate, però non faccio posti, quello è un altro problema. Solo con 2, un altro artista che noi abbiamo portato e pretendeva, anche dal punto di vista della struttura tecnica, le stesse infrastrutture che utilizzava in Italia, ma in Italia suonava all'interno dei palazzi dello sport, negli Stati Uniti in un club, tale che mi fece questo rider tecnico e il padrone del club mi chiamò e mi disse: oh, ma questi vogliono fare un rider d'arena in un club, non funziona così. È molto difficile, però chi lo capisce ha una marcia più. Cioè, i stessi Subsonica, io sono rimasto strafelice. Allora, il primo anno, io, al di là che adesso c'è un rapporto di amicizia, il primo anno c'era un rapporto professionale e loro avevano le esigenze molto radicate, molto forti. Dopodiché si resero conto, questo poi correggimi Max, ha detto: sai che noi siamo bravi a suonare, che non ci serve avere per forza quel tipo di approccio. E questo significa che anche l'artista, se si mette alla prova, capisce che cresce da un punto di vista. Cioè, è chiaro che poi per me è fondamentale, io ti devo garantire la tecnica, ti devo garantire il venue, cioè io non mi permetto di far suonare l'artista verso cui ho un rapporto o una stima sconsiderata in una pizzeria. Lo faccio suonare nei migliori club. Però è chiaro, io ho bisogno che i club siano pieni, quindi devo investire in pubblicità e in comunicazione, quindi probabilmente non tutti gli anni posso garantire tutto il backline che quell'artista vuole, però questo bisogna fare purtroppo per forza di cose dei compromessi, cioè, altrimenti, ripeto, uno sta a casetta sua, cioè io lo dicevo a loro, io la sera torno a casa, capito, dormire a letto mio. Però se non voglio dormire a letto mio, può darsi che qualche volta è più grande, qualche volta è il letto più piccolo. Però vedo il mondo, ecco questo. E soprattutto mi posso gettare veramente le basi concrete per costruire un futuro. Oggi la dimensione deve essere unicamente una dimensione globale, altrimenti tanti se lo stanno dimostrando e tanti lo stanno capendo. Quindi questa sicuramente è un'opportunità per gli artisti e anche per gli operatori. Hai anticipato una domanda con una risposta anche un po', ma tipo gli artisti come Subsonica o altri, come possono aiutare persone come voi che cercano appunto di esportare
Beh, fondamentalmente, cioè, noi non esisteremmo se non esistessero loro, cioè, quindi... La simbiosi. Assolutamente, cioè, un percorso... No, cioè, Max, tu hai delle idee su come poter aiutare loro nel loro percorso, nel senso, comunque sicuramente con Francesco, per il fatto di non essere esosi nelle richieste, rendersi conto della situazione, cioè già si parte da un'ottima base, no? Poi però dico, c'è anche un... cioè nel senso, un artista che parla con il tuo manager e dice cioè partiamo per l'America, magari impostiamo una strategia anche lì, cioè che potrebbe dare a te una grossa mano. Ma certo, secondo me è... Beh, di sicuro pensare ad una strategia sull'estero, però, allora innanzitutto venire incontro in modo elastico a quelle che sono le esigenze logistiche, fare squadra, per esempio i tecnici di Negrita, per dire. Abbiamo fatto una crew unica. Hanno creato una crew unica e gli uni lavoravano per gli altri e anche per gli artisti aggiunti, diciamo che si è subito creato questo, ma in modo molto spontaneo. E questo è fondamentale perché vuol dire abbattere i costi di produzione, vuol dire permettersi dare un bilancio più sicuramente più vicino al pareggio, all'attivo. Una strategia per un gruppo come Subsonica relativa all'estero, beh, bisognerebbe pensare innanzitutto che quello che tu fai sul palco, chiaramente la scelta dei brani di Subsonica negli tour di Subsonica negli Stati Uniti è una scelta di comprensibilità stilistica, cioè abbiamo compattato moltissimo il materiale che in qualche modo si è diramato per 6 album, cercando di andare un po' all'essenza di quella che può essere la specificità di Subsonica per chi ancora non li conosce. Quindi la commistione elettronica-elettrico, i pezzi più d'impatto, più sincopati, più diretti, più potenti, sono stati un pochettino la scaletta. Cioè, chi non aveva mai visto Subsonica e fosse venuto sotto il palco della High Ballroom di New York doveva capire nell'arco di 40 minuti che cos'erano i Subsonica. Sarebbe il caso magari di pensare discograficamente anche in quei termini, perché chi ha seguito il gruppo dagli anni 90 ha avuto modo anche di seguire anche un po' tutta l'evoluzione, che ha abbracciato anche diversi stili, cioè una matrice subsonica è sempre presente, però in effetti ci sono stati album per esempio più rock, altri più elettronici, altri più legati ai linguaggi misti degli anni 90. Si potrebbe pensare, per esempio, poi non ho detto che lo faremo, però la cosa da fare sarebbe quella di magari rivisitare con dei suoni attualizzati un po' il meglio, o non si tratta neanche tanto di meglio, ma tutto ciò che rende più comprensibile e specifica la musica di Subsonica in un unico album, evitando magari di prendere mixaggi che vanno dal 96 al 2013, ma rifacendo e remixando tutto quanto in una chiave unica e compatta, e attuare una strategia di marketing su quello con il supporto di una realtà come tu. Quindi questa è una cosa che andrebbe fatta, per esempio, nel momento in cui appunto decidi che vuoi presentarti in un certo modo all'estero. È chiaro che bisogna anche che ci sia al limite l'appoggio di una casa discografica, perché sarebbe bello anche magari fare un lavoro di immagine e di video in un'operazione di questo genere, però non sempre le case discografiche che sono italiane e hanno comunque una sfera d'azione in Italia possono essere invogliate ad aiutarti a fare qualche cosa che, per la quale beneficerà poi magari l'ufficio estero della stessa. Ma anche lì le cose un passetto alla volta stanno cambiando. Vi faccio l'esempio di Biagio Antonacci, che noi abbiamo, perché ovviamente quello che creiamo con i Twig ci consente di portare tutti gli altri artisti italiani che vogliono suonare negli Stati Uniti. Noi abbiamo fatto Biagio Antonacci 2 settimane fa a New York per 2 giorni. E Biagio Antonacci è stato firmato a febbraio 2013 da un'etichetta americana, che è ovviamente una divisione della Sony, però ha un margine di autonomia ed operatività negli Stati Uniti. E questo ha consentito quello che giustamente evidenzia Max, un'azione di comunicazione, la distribuzione anche fisica, capillare, no? Anche se non è più necessaria, però una presenza. E devo dire che questa linea intrapresa da Sony sta continuando. Sony ha firmato, come in Italia, per esempio negli Stati Uniti, Mario Biondi, quindi incomincia a... Fanno delle ricerche settoriali oppure c'è qualcuno mai firmano? Cioè, ma fondamentalmente... Fondamentalmente sono input che vengono dall'Italia, no? Cioè magari Sony Italia
decide di spingere o promuovere Mario Biondi e cerca il contratto con la corrispettiva Sony Stati Uniti perché gli dà margine operativo, quindi quello che è successo. E se non ti dico una stupidaggine, Antonacci è stato firmato dalla Red, che è un'etichetta Sony in America, mentre Mario Biondi è stato firmato proprio dalla Sony America. E comunque si stanno muovendo, cioè, anche da questo punto di vista. Poi sai, in Italia c'è sempre l'ottica, prima criticano tutti, poi quando si muove qualcuno alla fine vanno tutti dietro. Quindi questo, secondo, a mio avviso, io lo vedo come una cosa molto positiva, cioè anche gli altri cominciano a mangiare la foglia. No, mangiare la foglia è un termine brutto, perché non è che possiamo vendere qualcosa, però cominciano a capire che effettivamente, in sostanza, la prima fiera, l'ambito territoriale non può più bastare. Cioè, ormai, ripeto, il mercato è il mondo. Quindi, ma questo vale per tutti. L'artista esordiente, come l'artista affermato, devono ragionare in termini di visibilità, che il loro palcoscenico è il mondo. Quindi, e per assurdo, quello che dicevo stamattina, in alcune modalità l'azione della casa discografica, anche se su diversi fronti, diventa comunque importante. Perché ti dà tutta una serie di supporto che altrimenti non riesci ad avere. Cioè. Esempio, proprio per esempio, un gruppo come gli Afferavas che prende un loro album e lo traduce completamente in inglese. L'hanno fatto, no? Ballad of Little Vienna. Sì, no, ho detto gli Afferavas, sì. Per fare un esempio. Cioè, a livello artistico, a livello produttivo, è una morte, da quanto potevo andare io, non è stato un successo, una cosa del genere. Però fatta. Senti, anche Giovanotti ha fatto un disco per la Atco Records, che è un'etichetta di New York, avrà venduto 300 copie, ma è partire, cioè, ma deve iniziare. No, a livello artistico, un gruppo che produce sue canzoni, poi vabbè, lasciamo stare gli altri, comunque niente, hanno una funzione come tutta, il testo così è, così lo traduce, però, cioè, bisogna per forza da questo punto. Io, allora, dal punto di vista artistico sicuramente Max ti può rispondere più di me. Io ritengo che quello che funziona, non so se la traduzione è letterale o meno, ma quello che funziona è, se può funzionare, il fatto che magari gli After Hours e Agnelli poi lavorano con Greg Dulli piuttosto che con Mark Lanegan, cioè la contaminazione, cioè aprirsi. Suonare all'estero significa pure l'interscambio. Sì, ma c'è bisogno di una forza che no. No, quello che ho detto io prima, secondo me no. Poi, no, credo che quello che possa aiutare, a patto di avere un buon inglese, è il bilinguismo. Per esempio, io consiglio moltissimo ai gruppi italiani, che ritengo validi, soprattutto ai gruppi giovani che cantano esclusivamente in inglese, di tentare una carta bilingue, di realizzare almeno un paio di brani in italiano, che poi possano essere anche realizzati allo stesso tempo in inglese. Perché ho notato che nella prima fase del 77, molto, molto, molto più inglese che non italiana, loro aprirono dei testi in italiano, quindi riuscirono lo stesso ad andare a suonare nei circuiti hardcore all'estero con un buon risultato. Ridi, sei l'unico gruppo italiano, forse. Ma contemporaneamente aprirono anche dei canali in Italia. Il fatto di essersi aperti all'italiano è stato un elemento salvifico, perché loro sono un gruppo che sopravvive alla morte del genere, perché chiaramente quando tu fai musica di genere, e qui torno a dire, ci sono un sacco di gruppi italiani che suonano nei circuiti europei perché fanno musica che è la musica di questo momento. A Torino ci sono non lo so, dai Drink to Me, i Did, ci sono gli Auca, sì, che non sono di Torino, Movistar Junkies, c'è un gruppo metal di Settimo torinese, adesso non ricordo il nome, che è salito su palchi enormi negli Stati Uniti suonando questo genere a cavallo fra l'emo e il metal, fondamentalmente. Però quanti di questi gruppi saranno ancora in attività nel momento in cui questo genere sarà considerato finito, esattamente come il post rock dell'altro ieri, un genere che non ha più circuito? E allora, in qualche modo, un artista italiano è anche un po' costretto ad andare verso l'universalità della canzone, della lingua italiana. È paradossale che per rendersi universale uno debba pensare di cantare in italiano,
che sembrerebbe stringerci, però stringere il proprio campo d'azione. Però invece il fatto di dichiarare una propria provenienza e anche lì la propria autenticità e affrontare un genere che è un genere diverso. Quando si canta in italiano, dopo che si è cantato un pezzo in inglese, si fa un altro genere di musica. Questo bisogna averlo molto chiaro. Cioè la lingua italiana diventa un altro genere di musica nella maggior parte dei casi. Però è un percorso che secondo me vale la pena affrontare. Innanzitutto perché molti nodi vengono al pettine e non tutti sono in grado di affrontare un passaggio di questo genere in cui emerge davvero l'autenticità in modo sostanziale. Perché nel momento in cui tu canti in inglese vai nei circuiti di genere, però a quel punto te la devi giocare con i gruppi veri, con i gruppi prevalentemente anglo-americani, e allora devi tentare di avere un contratto con un'etichetta all'estero e devi giocartela anche in termini di risposta a quei livelli lì, che è esattamente quello che hanno fatto i Bloody Beatles. Cioè nei Bloody Beatles, nel campo elettronico, in questo album che penso sia uscito o che stia uscendo, hanno il featuring col più importante, più famoso musicista del mondo, che è Paul McCartney. Allora non arriva Paul McCartney semplicemente perché hai talento, sei armato di buone intenzioni. Arrivi nel momento in cui tu riesci ad avere un'attività di livello, in cui riesci a giocare un ruolo importante all'interno della scena internazionale. Infatti Bloody Beatles negli Stati Uniti, soprattutto in Australia e in Francia, sono considerati headliners al pari dei Red Hot Chili Peppers e dei Killers, per esempio. E tutti gli altri gruppi che noi in Italia consideriamo molto più importanti sono gruppi minori che hanno comunque una magnitudo molto più limitata. Volevo anche aggiungere, non so se c'è un legame di continuità con quello quanto premesso, che da anni, ma forse questa cosa l'ho già accennata, molti gruppi italiani continuano a suonare all'estero, ad avere riscontri, ad avere una credibilità, a intrecciare relazioni artistiche con musicisti importanti della scena internazionale. A Torino i Larsen sono praticamente una band ormai fusa con Shushu. Sempre a Torino gli Steari, parlo di gruppi di Torino perché li conosco meglio, gli Stearica hanno fatto un tour con Damo Suzuki dei Can e hanno collaborato con Fred Fritt, con Bill Freezer, per dire, sono un gruppo di musica strumentale. Va da sé che però quando loro fanno il tour europeo, vanno a suonare fino nei paesi baltici eccetera eccetera, tornano che i conti sono andati in pareggio e un qualsiasi guasto a un furgone diventa un problema per l'economia del gruppo. Quindi bisogna sempre vedere di cosa stiamo parlando, perché suonare all'estero non è difficile. Emergere a quei livelli vuol dire avere delle caratteristiche notevoli, perché comunque scomodare personaggi di quel calibro vuol dire comunque avere qualche cosa da dire, avere una grande credibilità. Tuttavia non si può considerare ancora economia questa cosa, quindi andrebbe valutato nel discorso quando della musica italiana esportata all'estero, quando diventa musica che va in attivo, che riesce a superare il pareggio dei conti. Sembra un'analisi un po' cinica, però diciamo che invece è un'analisi che dice molto su quello che stai facendo, su cosa stai facendo. Ma quindi ovviamente per chiudere un quadro, cioè l'unico problema che si vede è quello della promozione, secondo voi? Beh, nel senso, dato per scontato il talento e la capacità, probabilmente ci vuole. Sì, diciamo che tagliata con l'accetta si tratta di quello. Dopodiché si tratta anche di pensare, cioè di aver voglia, di avere una forma mentale proiettata verso l'estero. Anche lì dividiamo per categorie. Bloody Beatles sono un gruppo che canta in qualche modo con tutta la voce manciullata, artefatta, quello che vogliamo, però canta in inglese. Io credo che ci sia margine per la sfida della musica italiana cantata in italiano che va all'estero. Lo hanno fatto gli spagnoli per una vita, non vedo perché certo. Non possiamo farlo anche noi, traducendo magari i testi oppure praticando il bilinguismo, che è un'altra cosa interessante. E lì comunque bisognerebbe che gli artisti stessi investissero molto più energie progettuali, strategiche, perché noi comunque quando lavoriamo un album in Italia analizziamo innanzitutto la difficoltà del terreno in cui ci troviamo, perché per esempio i Subsonica sono un gruppo che si esprime con la canzone del primo album non identificato, nel senso che possiamo passare per le radio più grosse, possiamo anche andare primi in classifica, ma fondamentalmente rimaniamo una cosa diversa dai gruppi che solitamente hanno quel tipo di obiettivo, e tutta la nostra attività si svolge sul terreno della credibilità live, e già questa cosa qui ci colloca in un ambito
diverso dalla maggior parte delle realtà italiane. Quindi questa cosa ci impone una visione, diciamo, strategica, è un termine stronzo, strategico, però comunque rende l'idea. Molto, molto accurato. Sinceramente non ci siamo mai posti lo stesso tipo di approccio nei confronti dell'estero, anche perché poi l'estero non è un territorio indistinto, l'estero è la Francia, certo, il Belgio, l'Olanda, la Germania, gli Stati Uniti, la Cina, e andrebbe pensata una strategia. Diciamo che un'altra cosa che manca probabilmente è anche la figura manageriale, e qui solo le giovani generazioni possono tirare fuori questo tipo di energia. Perché chi fa il manager ormai da 30 anni in Italia ha una forma mentale che è quella della musica italiana, per come la si conosce adesso nel mondo, che è quella della musica leggera. Tutto il sistema musica in Italia è settato sulla musica leggera, per quello che si fa grosse difficoltà anche solo a fare un'intervista in un canale radiofonico convenzionale, perché sembra di parlare un'altra lingua. Credo molto nella generazione dei 20-30 anni in questo momento, che tra l'altro molti di loro guidano i furgoni delle band che fanno il giro per l'Europa dormendo sul furgone e si stanno facendo le ossa. Credo molto nella possibilità che un domani i gruppi italiani abbiano a disposizione figure manageriali capaci di aiutare i gruppi ad elaborare strategie di diverso carico, di diversa magnitudo per affrontare l'estero. Sì, forse ci vuole una strategia globale con un approccio locale, no? Esatto. Per i singoli mercati. Ma noi infatti la possibilità di far suonare un bel po' di band, per esempio al Sigurd in estate, ci sta dando la possibilità, avvisando prima le band, facendo tutto in prima, di dare spazio a nuove, ad altre tappe che alcune band stanno riuscendo a fermare vicino Budapest, eccetera. Infatti poi qual è un punto di partenza? Se si sfruttano bene le occasioni, l'Europa non è così difficile da conquistare, anche perché anche i club hanno bisogno di contenuti. Quindi se tu proponi un prodotto fatto bene, nessuno ti dice di non suonare perché sei italiano, anzi il problema appunto è quello del promoter. Però devo dire un'altra cosa, che da quando facciamo la prima edizione del Sigurd Sound Fest 2004 e poi 2005, lo stile delle band italiane è molto cambiato. Intanto cantano molto meglio in inglese, il che comunque fa bene. E anche il genere, sarà perché la rete comunque veramente offre una possibilità ormai immensa di ascoltare musica, tantissima musica, anche dello stesso genere, però di spaziare abbastanza velocemente da un artista all'altro. Io noto che veramente tantissime band che si sono iscritte al Sigurd Sound Fest hanno assolutamente un'attitudine internazionale. Infatti le 5 band che hanno vinto, le 6 band che hanno vinto, suoneranno sul palco, ma secondo me non si capirà neanche che sono, diciamo, di stampo italiano, diciamo quello tipico, e quindi questo è. Mentre per quanto riguarda il cantato in italiano, tutto sommato sì, ma non è stata una scelta volontari, cioè erano bravi. Adesso non ricordo se uno suona in italiano o meno, che canta in italiano. E poi c'è il problema delle band che cantano in italiano, e sono i testi, perché molte volte in questo tour che abbiamo fatto alcuni ci hanno chiesto ma come mai appunto avessimo preferito poi delle band che cantano in inglese e non in italiano. E io quello che ho risposto è: ragazzi, se dovete cantare in italiano dovete fare i testi belli. Perché se dovete fare dei testi giusto per riempire un brano, fate musica strumentale, perché quello è importantissimo. E niente, insomma, secondo me la musica italiana è assolutamente matura per essere esportata. Bisogna veramente avere delle colonie ormai, istituzionalizzate, cioè dei locali con cui, che probabilmente lo fai tu negli Stati Uniti o comunque dove a finire con il tour, il contro-tour. Però se noi avessimo delle colonie italiane sarebbe molto più, anche dal punto di vista economico, cioè fare delle programmazioni sistematizzate, cioè marzo, ok, l'Italia è in Europa, bene, allora coinvolgiamo 10 nazioni diverse. Assolutamente, tu pensa che i primi anni che noi andavamo negli Stati Uniti per convincere i locali a farci suonare, adesso sono i locali e quando hanno detto questi arrivano, comunque i locali li riempiono. Certo. Che volete portare qualcuno? Cioè, quindi, no, questo è fondamentale. Cioè, forse anche perché è cambiata un po' la generazione di italiani che è nata all'estero, quindi c'è una grossa mano ce la sta dando questo flusso migratorio nuovo, sì, di 20-30 anni che stanno andando via, sono una marea in Europa, negli Stati Uniti,
che sono freschi, cioè nel senso conoscono la musica, non sono rimasti a 30 anni fa. E questo è un'antenna fenomenale per quello che ognuno di noi cerca di fare. Poi io ripeto, la generazione 20-30 anni è una generazione ottima. Cioè, tanto quanto per certi versi ai quarantenni che cominciavano anche, parliamo di musica, si approcciavano alla musica dopo aver visto i fratelli maggiori degli anni 90, gli After, i Marlene, anche un po' per certi versi Subsonica, gli Alma, muoversi di fronte a migliaia e migliaia di persone pensavano fosse semplice per certi versi. Certo. Sono stati i primi a cui qualcuno ha detto guardate ragazzi che è finito. E contemporaneamente non avevano quell'approccio, quella tempra, quella prontezza nell'affrontare un regime di difficoltà, per cui in qualche modo gli anni zero sono stati gli anni molto piatti. Un ragazzo che approccia in questo momento il mondo creativo, che sia musicale, che sia tutto quello ciò che ha a che fare con la sfera della creatività, nasce svantaggiato per il fatto che già non ci sono risorse, nasce svantaggiato per il fatto che adesso fare gli artisti non è figo per niente, perché sembra di fare un po' i sognatori, quelli che hanno la testa da un'altra parte, e quindi c'è una volontà alla base di questa cosa che già di per sé è un limite selettivo molto, molto forte, per cui chi lo fa ha delle motivazioni o ha delle risorse da spendere, ma questa è sempre una cosa fortunatamente anche sempre più rara. Però per certi versi la crisi è anche congeniale in questo senso, da un lato anche ai consumi culturali, perché orienta le persone verso fenomeni più significativi, più importanti, c'è molta meno superficialità, c'è molto meno attrattiva nei confronti di ciò che non ha un significato profondo, e contemporaneamente seleziona la scena di chi propone musica. Infatti io noto che qualitativamente la musica italiana si sta rigenerando in modo molto significativo, e già per mano appunto di figure molto, molto molto giovani. In generale questa cosa qui si può proiettare anche in un campo che non ha a che fare con la creatività, perché comunque la generazione dei 20-30 anni è una generazione che ha già nel proprio DNA gli anticorpi di una generazione che affronta un regime di estrema difficoltà. Quindi anche il fatto di partire e di andare in Cina. Io tra l'altro non sono così, cioè da un lato è un po' manifestare un fallimento del sistema italiano, se i nostri ragazzi devono andare a vivere altrove, a cercare lavoro altrove, evidentemente c'è qualche cosa che qua non funziona, ma tanto lo sappiamo qualcosa qua non funziona. E allora a quel punto io preferisco avere nelle classi dirigenti di domani ragazzi che hanno vissuto un'esperienza forte, un'esperienza anche di disorientamento, perché io penso che un ventenne che parte va in Cina a cercare lavoro. E ne abbiamo incontrati tanti, ricordi? Cioè, comunque uno che affronta una marea, un'esperienza che proprio è l'esperienza vera, e acquisisce anche degli strumenti, delle capacità, una sensibilità, un essere un pochettino più pronto, più sveglio e meno bamboccione, per usare un termine tanto disprezzato all'epoca, ma che non era poi così fuori misura. Quindi se tu dici che i 20-30 anni in questo momento sono delle antenne molto recettive e contemporaneamente anche antenne di propagazione di quella che può essere la musica italiana, ma ci credo, lo trovo estremamente verosimile. Ma io, insomma, l'esperienza del SIGET l'abbiamo... Adesso invece sul Balaton stiamo osservando un'importazione buona di musica italiana, per esempio. E comunque l'elettronica, secondo me, rimane la musica che in questo momento è quella che viene esportata di più dall'Italia. Belzebass pure sono un'altra band che suonerà al Balaton. E poi vorrei raccontare un aneddoto che poi a volte i casi della vita, no? ti pongono davanti a qualcosa di fortunato. L'anno scorso facevo sempre un contest per portare qualcuno a suonare al Balaton Sound, sempre di Zamardi, vicino a Buda, per 100 km, e facevo un contest in Italia per selezionare un DJ, Daniele Sciolla, infatti mi ringrazio di volte. Allora, lui viene, vince, doveva suonare una sera, quella stessa sera, e doveva suonare un orario veramente sfigato, erano le 9:30 con l'headliner sul main stage che chiaramente avrebbe sottratto qualsiasi tipo di attenzione, non ricordo chi fosse l'headliner, insomma alla fine viaggiò una tempesta. Tutti al chiuso lui? E lui stava al chiuso, allora a un certo punto si è trovato all'arena che faceva 6.000 persone in pratica, di più, 10, vabbè più o meno, sono 10.000 persone completamente piena. Aspetta, in pratica la fortuna non finisce lì,
perché praticamente il DJ che doveva venire dopo non è riuscito ad arrivare e lui si è fatto un set di 3 ore davanti a una platea impazzita in pratica. E quindi lui, cioè, a parte è stato bravissimo perché non si è perso l'anima, perché obiettivamente tenere un set di 3 ore non è da tutti, e, insomma, non tutti lo sanno fare. E lì ha dimostrato il suo valore e poi mi ha scritto proprio l'altro giorno, ha detto dopo il Siget, ho detto non so se per questo o per altre vicissitudini, ha suonato poi a Berlino, a Parigi, e si è, dopo il Balaton, dopo il Siget. E quindi, cioè, queste sono delle opportunità. Cioè, allora, nella vita, se uno è un po' fortunato... Però, forse adesso più che mai, la fortuna la devi pure cercare. Certo. Cioè, nel senso, se tu stai... Io lo dico sempre quando mi capita di parlare con dei ventenni, se voi state a casa e la domenica volete andare sempre a mangiare le pastarelle da mamma, quello è. Cioè, se ti rimbocchi le maniche e cominci a sbatterti, la fortuna vedrai che prima o poi magari la incontri. Quindi ognuno se la deve cercare, questo è. Non è che, come io non credo... forse per anche il mio approccio alla vita, mi va tutto male, cambia quello che fai, cerca di muoverti, non è che le cose cadono dal cielo da sole, no? Invece faccio io una domanda adesso, invece voi questi, come si chiamano i programmi tipo X Factor, partendo da Amici, no, faccio un po' di retorica, però io a un certo punto, quando abbiamo iniziato a selezionare il band per portare al Siget, lì abbiamo avuto seri problemi. Perché la concezione generale era quella appunto di partecipare al programma X Factor o Amici eccetera, e era veramente molto uniformato ormai, erano tutti diventati più o meno dei cloni, dei superdotati, volevano dimostrare la grande voce e in quel periodo secondo me, che fino a qualche anno fa, ormai X Factor forse è anche un po' migliorato, diciamo, cantavano tutti più o meno nella stessa maniera, e però quello che mi ha fatto un po' di... mi ha stranito è vedere poi partecipare gente che tra l'altro io stimo tantissimo, come Elio eccetera, Morgan, come giurati in queste trasmissioni. Cioè, secondo me, non lo so, siamo finiti da un alternativismo, no, sulla musica italiana. E l'abbiamo, ce lo siamo trovati, almeno io parlo della mia generazione, che ho venerato quegli artisti, diciamo, bravissimi, siete contro, e me li sono trovati in televisione. Cioè, secondo me questo non ha creato un problema, un picco disorientamento per il pubblico che ascolta la musica in Italia. Scusate se faccio questa domanda, però voi siete operatori del settore, cioè, se ti chiedessero di fare, non te lo dico, precisamente una trasmissione del genere. Adesso inizia ottobre lui. No, signore potresti. Filippi. Perché magari sono, cioè, è una cosa normalissima, un percorso normale, perché no, cioè... No, io personalmente non lo farei, tuttavia mi rendo sempre più conto che stiamo passando in una fase, anche sotto questo aspetto, post-ideologica. Sì. Nel senso che non si contrastano dei fenomeni che si possono reputare di addomesticamento culturale, di appiattimento, con la semplice denuncia di ciò che succede rispetto a ciò che dovrebbe succedere. Queste cose si contrastano semplicemente controproponendo qualcosa di altrettanto storico. In questo momento i talent hanno vinto e hanno stravinto. Certo. La riprova di questa cosa è che un'icona della musica considerata in qualche modo, se non proprio alternativa, però qualcos'altro rispetto a quel tipo di formato, entrano e escono tranquillamente abbiamo visto, che so, Cristiano Godano fare il vice di Pelù, io non l'ho visto, però me l'ha raccontato. Devo dire che il pubblico reagisce con un po' di fastidio, ma il pubblico specifico delle band, per cui quello per cui il concerto, il tour, il disco, cioè quello per cui esiste ancora una liturgia da rispettare nella relazione con la band, e trovo che non sia così sbagliato. Però di fatto non provoca nessun tipo di dissenso, di blocco, perché semplicemente quel tipo di cultura canora, sonora, musicale in questo momento ha vinto dal punto di vista anche dei numeri, nel senso, nel momento in cui crolla l'industria discografica,
e come ripercussione crolla anche l'industria, che non è un'industria, crolla anche le etichette indipendenti che per certi versi ancora negli anni 90 riuscivano a beneficiare di un minimo di disponibilità di ricerca e di finanziamento da parte dell'industria della musica, che tanto ha sprecato e che sicuramente merita il crollo che ha avuto, ma contemporaneamente ora stiamo anche ad analizzare quali sono i costi collaterali di questo crollo. Ecco, i talent hanno mantenuto, per esempio, nell'industria della musica anche i posti di lavoro di chi ci lavora dentro, per dirne uno, certo. Poi, che possa interessare o meno l'argomento. Quindi forse non si tratta neanche di una guerra da combattere frontalmente, si tratta semplicemente di costruire un'immagine della musica italiana che esiste, che ha una qualità, che ce lo stiamo ripetendo, che continua, e tra l'altro è una qualità che si sta riproponendo e rigenerando. Bisogna anche che esistano delle doti, anche delle piccole ambizioni, anche delle capacità di costruire qualche cosa che non sia semplicemente suonare di fronte a un pubblico di preconvertiti, perché molto spesso tutto il terreno lasciato, e questo bisogna avere il coraggio di dirlo e di denunciarlo, cioè il terreno lasciato alla standardizzazione dei gusti canori, musicali, sonori, è anche un terreno nel quale non si è voluto scendere, si è lasciato libero. Perché se il vizio delle band degli anni zero, tipo il post-rock, è stato forse uno dei fenomeni indie più evidenti, era quello di insultarsi vicendevolmente sui vari web, nei vari blog, perché uno aveva fatto una dichiarazione o ha cantato un pezzo in italiano o in un concerto si era presentato in un certo modo, e quindi era tutto quanto una denuncia di tutto ciò che poco ortodosso era, bene, i risultati si vedono comunque, nel senso che non c'è nessun gruppo di quella generazione, a parte forse Verdena, capace di presentarsi a un pubblico che non fosse un pubblico ristretto da mosche, da blog fondamentalmente. E queste cose si scontrano, si pagano, cioè la mancanza di capacità e di coraggio di assumersi anche la responsabilità di dire ok, in questo momento musicalmente in Italia la novità sono io che mi chiamo, che ne so, Giardini di Miro, io più flu, piuttosto che se andiamo a quegli anni. E se passo il tempo a insultare Emanuele Agnelli perché ha più successo di me, perdo l'occasione di far capire a tutti quanti quanto dovrebbe essere più densa, più intensa, più significativa la mia musica rispetto alla musica che passa nelle radio. E a volte queste scelte sono fatte anche di capacità di riuscire a manifestarsi autentici e anche decontestualizzati. Cioè se in televisione ti si aprono dei canali, per certi versi è lì che devi andarti a misurare. Cioè se invece un gruppo va a fare un'apparizione a quel che è il calcio e poi viene insultato e messo alla gogna perché ha la commercializzazione, ok, lo si può fare, ci si può sentire anche duri, puri e fichi a muovere quel tipo di critiche, ma non ci si deve lamentare se poi a distanza di tempo il risultato è quello di una resa, di una sconfitta totale, potresti strutturare. Spendimento. Cioè la musica italiana, i Battisti degli anni 70, aveva la forza di presentarsi in tutta la sua complessità a un pubblico che non era certamente il pubblico che non era solo un pubblico che ascoltava gli Stormy Six, no, per dirti, cioè non era solo un pubblico di settore, un pubblico de sé, un pubblico d'elite. Era il Battisti che nel momento in cui registrava e presentava Anima Latina chiedeva al suo pubblico uno sforzo di comprensione, e probabilmente il suo pubblico faceva anche quel tipo di fatica di ascoltare un album con la voce mixata più bassa. Possiamo anche parlare dell'album proto hipster, perché comunque esattamente segue i canoni di un certo underground americano dei giorni nostri, con i suoi colori, con i suoi riferimenti naturali, con le sue dilatazioni psichedeliche, per esempio. Ecco, non è che la musica italiana, quando era popolare, che poi è diventata anche popolare in giro per il mondo, si precludesse delle possibili fughe anche dal punto di vista della sperimentazione, ma semplicemente c'era una capacità e una voglia di mettersi a confronto con l'intero pubblico, e che è quello che è stato completamente smarrito in tutti i discorsi un po' paraideologici di settore, che sono fondamentalmente discorsi fatti da chi ha paura di mostrarsi nudo, cioè vestire dei panni e vestire delle attitudini, dei comportamenti che poi sono quasi sempre derivativi, ed essere, manifestarsi ortodossi nel momento in cui qualcuno sgarra dalla regola, vuol dire avere una paura matta di mettersi veramente a confronto, vuol dire arrivare fino a un certo punto e poi indossare il costume di qualcun altro.
avere le capacità che molti musicisti adesso tornano ad avere, invece di cantare per esempio in italiano una canzone e dire io voglio presentarla, o i perturbazioni dell'ultimo album che dicono apertamente noi vorremmo andare tantissimo a Sanremo a portare la nostra canzone che riteniamo bellissima, ecco, sono i nuovi pionieri, paradossalmente, fanno un discorso semplice, però tolgono un po' di ragnatele a tutto quello che è stato l'underground italiano, che ha partorito pure degli ottimi album, degli ottimi gruppi, dei gruppi che sono riusciti anche ad avere una loro risonanza all'estero, ma che fondamentalmente hanno avuto un blocco nel confrontarsi in modo totale con tutto il pubblico. Bisognerebbe tornare ad avere questa ambizione, perché altrimenti facciamo, sì, ce la raccontiamo tra di noi, ah, che schifo Amici, che schifo Factor, che poi a volte magari qualcuno di noi si mette pure lì a guardare dalla prima all'ultima puntata. Anzi, paradossalmente poi diventa fico fare quello che guarda X Factor e conosce tutti gli interpreti, cioè che poi è quello il giro, cioè la beffa finale. Ah, ma la mia domanda infatti era appunto, cioè quel genere di musica che sta venendo fuori, che è abbastanza standardizzata secondo me, appunto, se poteva essere un altro genere più o meno musicale italiano da poter poi eventualmente esplodere, perché a me sembra che quei fenomeni poi muoiono lì. Questo, quando questo vengono fuori poi muoiono lì. Però, quindi, però rispondono all'esigenza territoriale. No, all'esigenza di, tra virgolette, ahimè, fare cassa per mantenere anche i posti di lavoro, no? Perché magari mi consentono di vendere immediatamente tanto e per poi bruciarlo quel fenomeno. Quindi questo sicuramente nell'immediato ha un valore, ahimè, molto becero, però serve anche quello. A me non entro nella critica dei talent o meno, mi piacerebbe un sacco vedere un po', ma anche dal punto di vista televisivo, un ritorno alle cantine. Cioè, proprio senza tanti. Sì. No, anche di vino, no? Ah, già che ci stai anche di vino. Cioè. So che adesso Amici sta aprendo un format per le band. Sì. Ora io dico, il vero problema di quelle trasmissioni, cioè che non mi sento neanche di criticare perché, siccome non le guardo, perché le dovrei fare, cioè, ma io guardo poca televisione in generale. Io non ci credo che non potrà uscire magari una band significativa di domani che magari ha iniziato in un talent. Cioè non esiste una fatua da emettere per un artista che è venuto fuori da lì, sarebbe sbagliato, sarebbe continuare a riprodurre questa cultura dello schematismo che non produce assolutamente nulla di buono, perché è figlia della paura e del confronto, cioè bisogna demonizzare tutto quello che tu potresti veramente fare se ti mettessi in gioco davvero, è fondamentalmente quello poi il principio sbagliato. Per cui il vero problema in questo momento è la televisione in sé, cioè che comunque la televisione asciuga qualsiasi cosa e asciuga tutte le sfumature della musica, quindi quelle trasmissioni potranno al momento, per come sono pensate e realizzate, sfornare, probabilmente lo stanno anche già facendo, gli interpreti che entreranno nella storia della musica leggera italiana. Quello che assolutamente non fanno è creare una nuova generazione di autori, per esempio, di cui ci sarebbe bisogno. Cioè i Battisti di oggi non può venire fuori da un talent, perché c'ha la voce un po' sgraziata, che poi in realtà è anche forse la sua forza nel momento in cui riesce a essere a presentarsi in modo così intenso, perché è troppo elaborato, troppo complesso, per esempio. Magari un domani queste trasmissioni, questi format si trasformeranno, chi lo sa, non lo possiamo sapere. Sicuramente il risultato positivo è che quest'anno per la prima volta la musica è tornata a giocare un ruolo molto importante in televisione, ma anche dal punto di vista degli scontri di pubblico. Cioè, quindi i Music Awards sono andati molto bene, dal mese di luglio partirà, diciamo, questa versione evoluta del Festival Bar. Si chiamerà in un altro modo, e condurrà la Marcuzzi con, mi pare, il figlio di Walter Chiari, e faranno 7-8 puntate che vanno avanti settimanalmente, che mi pare registrano a Roma il 28, 29 e 30 giugno. Quindi comunque, mentre prima, 2-3 anni fa, c'era anche questo problema, che la musica non funzionava proprio in televisione, andava male, adesso sembra che sta comunque riconquistando i suoi spazi. Quindi se l'azione dei talent, per assurdo, è stata anche quella di far avvicinare il pubblico generalista di nuovo alla musica, va bene, cioè non è,
secondo me non, bisogna, non ha mai senso essere fare terrorismo nel bene e nel male, cioè giustamente l'approccio di Max probabilmente è il migliore, non mi interessa, non li guardo e non mi interessa neanche criticarli, però... No, anzi, se mi danno fastidio provo a costruire qualcosa di, ecco, di realmente alternativo. Quello è l'approccio però... costruttivo, è troppo facile, cioè, anche a me capita leggere sui vari blog questi strali contro... Cioè, non lo guarda, cambia, cioè, devi scrivere strali, però te lo guardi 3 ore tutti i giorni. Cioè, allora... no, quello che noto è che, no, noto che i ragazzi, benché in questo momento abbiano bisogno, siano molto attratti dalle, dalle figure solide di riferimento e quindi in qualche modo... tendono un po' a schifare chi tiene i piedi in troppe scarpe, comunque però siano molto più sciolti, molto più laici, molto più molto meno invece attratti dalla polemica per la polemica, cioè tutto sommato noto che anche chi fa musica a 20 anni oggi non perda tempo a demonizzare, semplicemente sia più concentrato su quello che sta facendo e non su quello che, ci, che e non su puntare l'indice, che mi sembra un approccio molto, molto più costruttivo. Ci sei sempre di là che ho tirato ho sviato un po' il biscotto. No, no, ma però anzi, ho anche tirato per sviare ancora di più. Ecco. Negli anni zero ho notato che le web radio per forse qualche anno ho veramente pensato che potessero creare una situazione come gli anni, come gli anni, cioè le radio libere degli anni 70, no? Cioè, ho un certo punto pensato, ok, stanno riuscendo le radio libere, sarà una web radio, sarà... Poi secondo me si è un po' attribuito questo fenomeno. Però visto che ci stavano provando, ci hanno provato, era molto simpatico il fatto del... Quindi appunto per agganciarsi a quello che dicevi tu, cioè comunque alcuni ci hanno, cioè, dicono ok, non mi piace quello, apro una web radio e comincio a lanciare, cioè c'era anche Radio Bombay, forse l'avevamo, non l'abbiamo parlato ieri, c'è cioè, Radio Bombay di Perugia, che sono, sono partiti che passavano solamente gli after e Marley, perché al tipo gli piacevano solamente gli after e Marley. C'era un no, tu vai in questa radio, l'ho seguita per non so quanto, ma per un anno, tipo H24, after e Marley, e parlavano solo di after e Marley, cioè per loro, non esisteva altro. Poi è spuntato un Giorgio Canali, è spuntato un Zen Circus, è spuntato un Sun Sonic, è spuntato... Cioè, piano piano anche loro si sono... Perché era il pubblico, non so, devono essere dai 50-60 spettatori all'inizio, ascoltatori, che gli chiedevano altro e lui si è dovuto aggiornare. Adesso loro sono una delle più importanti radio di Perugia, e gestiscono a livello di interviste sull'Urban, certo. Si è creato un fronte, però mi chiedo quale cosa manca rispetto alle radio libere, perché sulla carta le web radio dovrebbero essere il fenomeno totale che potrebbe indagare l'Italia e dare la possibilità a tutti, però qual è la differenza, cioè cosa... Ma quando se ci siamo tragato completamente. Secondo me c'è una regola quando ci si pongono questi interrogativi, e andare a indagare per se stessi. Qual è il motivo per cui io a casa non vado a cercarmi una web radio per capire che cosa succede nel mondo della musica? Cosa che magari sporadicamente faccio, e faccio anche il giro per capire quale potrebbe essere la più adatta. E la risposta è, rispetto a quanto, alla centralità delle radio libere dell'epoca, che poi fondamentalmente erano anche una radio per ogni città, un'antenna unica, che tu ascoltavi per il fatto che sapevi che tutti la stavano ascoltando. E quindi qualche cosa che veniva passato, veniva trasmesso, veniva detto in quel momento in quella radio, era una cosa condivisa da molti, quindi stava succedendo qualche cosa. Questa cosa non succede in generale, generalmente io credo che da un lato sia un appuntamento semplicemente rimandato, perché comunque il mezzo è evidente che ha tutte le caratteristiche per supplire a una serie di costi gestionali che sono di una radio vera. È un mezzo che si presta ad essere proprio il vero canale del futuro. Ma al momento non è così, ma no, si è pensato, ma addirittura parliamo anche del fenomeno politico italiano di questi anni, che sono stati i 5 Stelle, che hanno profetizzato proprio un utilizzo dei media ridotto semplicemente alla rete e che per loro stessa missione
oggi ritengono non sufficientemente alternativo alla televisione, quindi pensano di dover utilizzare anche il mezzo televisivo. Diciamo che questo tipo di analisi ci dice una volta di più come il web non abbia ancora scippato i media tradizionali veramente la scena, e quindi manca questo effetto: sono qui, sto ascoltando questo perché le persone con cui vorrei condividere delle cose so benissimo che stanno ascoltando anche loro questa cosa qui. Dopodiché credo che il web abbia un'altra prerogativa, che insieme è una criticità e una risorsa, cioè è veramente sparpagliato in mille fonti diverse, e questa non è una gran cosa. Paradossalmente anche l'editoria musicale, quando fra gli anni 70 e gli anni 80 si riduceva a due o tre testate che si diversificavano un po' a seconda dell'orientamento musicale, era un'editoria anche più forte, perché sapevi che a giudizio insindacabile del caporedattore, se il tuo disco, parlando di band italiane, veniva ben accolto e ben recensito, di conseguenza il tour del tuo disco avrebbe avuto un'attenzione maggiore. Oggi, purtroppo, di una recensione sul Mucchio Selvaggio piuttosto che Roccherilla, chiaramente la leggi, perché si parla del tuo lavoro, si parla di 6, 7, 8 mesi di cose in cui tu hai creduto, si parla della musica che ha fatto stare sveglio di notte, quindi si parla di te, la vai a leggere, però sai benissimo che questa cosa condizionerà pochissimo tutto quello che andrai a fare dal punto di vista proprio del tour. Anzi, per determinate band un segnale negativo da quel punto di vista è proprio la croce sopra quello che stai facendo, per altre è semplicemente un interruttore che ti, c'è un semaforo verde, però la strada la devi fare da solo, non ti regala più nulla. Sono uscito fuori tema per ricordare che la centralità è anche, se vuoi, l'unificazione dei canali è fondamentale per riuscire ad avere l'attenzione. Se tu hai 1000 web radio, alla fine saranno 1000 web radio ascoltate da pochissime persone. Se queste web radio creeranno un network, ci si avrà più possibilità di avere e metteranno magari insieme le risorse e proporranno qualitativamente un palinsesto di un certo tipo, con degli speaker di un certo tipo, con delle dirette di un certo tipo, è probabile che in futuro arriveranno a sostituire le radio, quantomeno le radio FM, quelle diciamo così, di alcune le chiamano di movimento, quelle alternative, comunque quelle diverse dai network. Io ho un po' una visione un po' più estremista sul mondo delle radio. In generale o streaming? In streaming e in generale. Io ritengo che l'evoluzione tecnologica cambierà molto velocemente il panorama, sia per quanto riguarda le web radio, a mio avviso facendole quasi estinguere, perché non hanno più tanto senso, sia per quanto riguarda i network generalisti o anche di nicchia. Oggi la tecnologia a me consente di costruirmi ovunque un palinsesto, cioè io con ma guarda, ti faccio un esempio concreto: io vado a correre con Spotify, mi metto Spotify e mi costruisco la radio sulla tematica dei Motley Crue. Sì. Quindi questo è importante. Negli Stati Uniti, qui in Italia non ha preso, negli Stati Uniti le radio satellitari Sirius, cioè qualsiasi nuova macchina è equipaggiata con la radio satellitare, dove io ho una gamma infinita di radio, mi voglio sentire la radio tematica che trasmette solo i pezzi di Per Jam, me la posso costruire. Radio Bombay. Esatto. Sì, però quindi, a questo punto viene meno proprio il ruolo del venditore, cioè dello speaker, che è colui che io purtroppo magari la musica, magari attirandomi molte critiche, un po' penso di sì, e soprattutto anche il modello, forse non hanno capito, forse cercano di non capirlo per arginarlo, ma anche il modello delle radio commerciali, dei grossi network, a mio avviso è un modello superato così com'è. Cioè, e per questo tanti, sai che non lo so, pensavo così sino a poco tempo fa, però poi devo dire che i grossi network su internet e streaming stanno comunque avendo successo. Infatti stavo dicendo, quelli che stanno avendo successo e riscontro sono quei network che hanno investito dall'inizio sullo streaming, ma fatto in un certo modo. A mio avviso è destinato a morire il modello delle radio commerciali italiane con una playlist di 15 pezzi. Sì. Cioè quello che dicevi prima, no? Che io giro, sento sempre le stesse.
cioè dovunque giro, i 6 network hanno una playlist di 15 canzoni, cioè è finito. Belle? No, neanche, cioè, nel senso, almeno belle, io mi sento sempre, vabbè, ma quello è soggettivo. E poi vedi, c'è l'imposizione, poi ripeto, rischiamo di entrare in una spirale polemica che non mi interessa fare. Qual è il modello? La radio adesso cerca di controllare, avvocandoli a sé, anche gli artisti, no? Firmandoli e imponendoli, perché a quel punto io ho in mano le casse di risonanza, quindi mando tutto il giorno solo quell'artista, guarda caso un artista che poi mi rende grazie allo sport, non facciamo nomi, però insomma, quelli sono. Quindi, però io, per come la vedo io, poi ripeto, magari la mia visione sbagliata, però... Io sono molto d'accordo con quanto scrive Nicola Manniti sull'ultimo editoriale di Wired, parlando di Spotify, e dice, per carità, io ho fatto Spotify Premium, mi faccio le radio di Spotify, ascolto, diciamo così, le divagazioni sui temi relativi ai gruppi che mi piacciono, ci sono questi algoritmi che riconoscono, oppure ci sono delle banche sonore, eccetera, eccetera. Però manca una cosa fondamentale. Quando io andavo a comprare i dischi, che fossero troppo giovane per i vinile, quindi compravo i CD. È commesso. Andavo a comprare, innanzitutto, io aggiungo, andavo in questi negozi che sembravano un po', per chi ha visto Alta Fedeltà, anche un po' delle stronzerie. Tu venivi, ti sentivi proprio osservato nel momento in cui entravi, e io che ero un giovane molto timido, proprio facevo il percorso dall'ingresso agli scaffali proprio in apnea. Venivi sempre trattato male. Cercando. Venivi maltrattato, vedevi quando avevi il tuo CD in mano, cercavi di sfuggire lo sguardo del commesso che ti guardava e ti giudicava proprio. Sì, i miei soldini in vinile, però ti trattava sempre male, che vuoi? Come? Cioè, venne a comprare. E ti compravi il tuo disco. Magari compravi un disco perché qualcuno te l'aveva suggerito, perché avevi letto una recensione, però te la rischiavi, non avevi la preview su internet, che è una cosa peraltro sanissima per evitare di buttare i tuoi soldi. Però quando compravi il tuo disco, tu arrivavi a casa, magari il tuo disco ti faceva schifo. E lo spegnevi, dopodiché pensavi, ma ci ho speso 12.000 lire per comprarlo. Fammelo risentire. E allora creavi quel clash fra te e una musica che inizialmente poteva anche sembrarti ostica, ma piano piano c'entravi dentro e scoprivi magari un nuovo mondo, che è diverso dall'essere nel tuo mondo foderato di te stesso, di tutti i tuoi device, dove ti sembra di avere l'illusione di poter scegliere. Tu non scegli niente, perché le vere scelte molto spesso la vita le fa per te. Vero, allo stesso modo la radio, che tu sai che stanno ascoltando tutte le persone con le quali ti interessa condividere qualche cosa, magari ti tira fuori un pezzo che dice, ma che è sta merda? Tipo, quando è venuto fuori il rap, Radio Flash metteva i pezzi, Alberto Campo metteva i pezzi rap, e tutti noi sembrava una roba veramente ok, sempre la stessa so. Però era anche quello che stava succedendo in tutto il mondo, e comunque te la stava mettendo la tua radio preferita, e quindi necessitava comunque una riflessione, un riconsiderare, un dare una chance, un cercare di capire qualcosa stava succedendo. Se quella radio lì fosse stata la mia radio device, io non avrei mai ascoltato, non avrei mai assimilato la cultura hip hop, avrei continuato ad ascoltare per sempre un po' lo stesso genere di musica, con qualche piccola variazione di percorso. Ed è per quello che comunque torno a dire che il mezzo, il medium deve essere una finalità, non deve essere proprio l'algoritmo che sceglie per te. Cioè la finalità deve essere una finalità per metterti in contatto con un mondo che cambia, con un mondo con cui tu puoi interagire, verso quale tu puoi anche dissentire momentaneamente, ma deve essere uno strumento di rete vera. Le web radio nebulizzate in mille canali tendenzialmente tematici raramente in questo momento non lo possono essere. Però contemporaneamente quello che dice lui è il mezzo è talmente chiaro che sia uno strumento evolutivo da questo punto di vista, che penso che sia quella comunque la strada. Ma io credo che la componente umana, la componente di condivisione in tempo reale con altre persone, il senso di community, sia poi la chiave per cui le cose diventano importanti e siano delle realtà di riferimento. Però magari cambia la tecnologia, ma la modalità di condivisione rimane, cioè magari con altri strumenti, però cioè, secondo me la modalità... No, lui stavi suggerendo una radio californiana e cosa hai detto? Ascoltarla sul web.
Per esempio, io sono rimasto impressionato, con il Fezia noi facciamo, sono 5 anni che diciamo il nostro partner è questa KZW. KZW è una radio che trasmette da Santa Monica, pensa, la radio universitaria, dell'Università di Santa Monica. Quindi, quando ci hanno proposto di sponsorizzare tutto il Fezia, la prima domanda è stata, ma a New York, ma chi vi sente? Loro mi hanno dimostrato, dati la mano, che hanno più ascoltatori in streaming, su internet, al di fuori di 7.000 rispetto a dove trasmettono, cioè, quindi diventa... No, questo sì, però loro hanno, come si dice, affiancato il web a quello che facevano. Cioè non è un mezzo nato solo esclusivamente sul web. A mio avviso nessuno oggi ha la forza, nessuna radio può avere la forza di essere così trainante anche dal punto di vista della proposta artistica, no? Nessuna radio sul web che trasmette solo sul web ha questa forza. Cioè, KZW ha il tipo che si chiama Jason Bentley che fa la trasmissione Morning Becomes Eclectic, e tu lo senti perché lui ti fa 3.500, il lavoro che lui diceva, 3.500 proposte, quindi lì c'è l'elemento umano ed è molto forte. Io non ho mai, magari per mia ignoranza, non sono mai riuscito a incontrare una web radio che trasmettesse solo via internet in questo modo, soprattutto in Italia, ma non perché... Ma in Italia diciamo che se una web radio sotto dei trucaggi, l'altro non controllo della finanza, perché l'energia che spendi sono che sta facendo le piede della marijuana. Sì. Ma quante correnti si spende? E poi si dice, no, siamo... No, io ho degli amici che è successo. E qui si dice, no, noi siamo una web radio, cioè, avevano tutte le loro cose, e quindi tipo c'era il contatore che girava, cioè che loro pensavano che stessero facendo, stessero comprando l'erba. Cioè, per farti capire, ha sentito qua. No, per farti capire la cosa, loro dicono no, noi facciamo altro, cerchiamo di diffondere. No, e un altro argomento che mi interessava molto, che usciamo talmente veramente la vostra opinione, era penso tu mio qua. Ho fatto le dichiarazioni, mi ha colpito tantissimo. Lui ha detto, secondo me non esiste la crisi del dominio, il bassista John Holland. Sì. Non esiste la crisi del mercato discografico. Vabbè, era una frase molto... Secondo me non esiste la crisi del mercato discografico. Esiste la crisi della banalità, nel senso che vedi Adele, fa un bel disco e vede 8 milioni di copie. E mi ha colpito molto, insomma, perché diciamo che lui... Vabbè, date la mano, sappiamo tutti che c'era anche lui. Però il fatto di dire... non è molto la crisi, ma quanto il fatto che comunque, cioè, non è molto il discorso della crisi economica, della vendita del disco, del supporto, del supporto della vendita globale, ma quanto il fatto di dire, cioè, se fate dischi mediocri è la vendita, se non più, cioè si accentua di più il discorso della vendita che è mediocre. Volevo capire da voi, mi approfitto di stare qua, questo argomento, perché mi ha veramente colpito molto. Oggettivamente la prima cosa è, non è vero, perché c'è proprio un riscontro oggettivo e storico che... No, questo era una, diciamo, no, una provocazione. Al di là della provocazione, forse in parte è vero, cioè, nel senso, se un lavoro è fatto bene la gente lo ascolta, cioè, e lo compra in diverse modalità, cioè che cambia, però... Vedi, adesso ne parlavamo questa mattina, il discorso di Daft Punk, no? Cioè... Hanno una comunicazione della Madonna. Ma io guarda, sono stato. No, ma è pazzesco, è diventato anche quella, tra virgolette, apriamo un'altra parentesi, è un'operazione non studiata a tavolino, di più. C'è un marketing che è stato pure. Ma io sono andato a New York e ci sono le più grosse catene di negozi da H&M che hanno brandizzato i manichini fuori dai negozi Daft Punk. Tutti! Cioè, ma catene diverse, Gap, cioè immaginati che è un'operazione. Ma secondo te, io non so quanto possono costare adesso, ma una band, insomma un progetto come Daft Punk, che investe così tanto, poi da un punto di vista live, per mantenere anche, no, quell'area di grandezza che hanno sviluppato intorno a loro, cioè quanto può chiedere di cachet? Cioè, immagino che sia spropositato. Vabbè, dipende dalle aree, cioè nel senso... Possono chiedere quanto vogliono, ma secondo me oltre un certo limite in Italia non li chiamerà mai nessuno. Cioè... Chiama Max, l'ha già fatto. Visto che si è chiamato il 2010, non è quello di tornare.
con lo sconto costarono 250.000 euro. Appunto, nel 2000. Io ritengo che oggi più di 250.000 euro in Italia non avrebbe senso per nessuno prenderli, no? No, penso che... Però saranno su 500.000, immagino. È un punto minimo, cioè, perché veramente... Io penso che questa operazione, cioè, adesso poi voglio rispondere anche alla provocazione riportata di Saturnino. Penso che in questo momento si vada molto su una definizione di marketing musicale da band azienda, praticamente. Cioè, i Depeche Mode, per esempio... A me disturba abbastanza, ancora sarò un po' alla vecchia, però la figura del musicista così vicino ad un brand testimonial, appunto, che noi abbiamo rifiutato tantissime volte proposte di questo tipo, però è evidente che la tendenza dell'epoca è non ci sono più le risorse determinate dalla vendita dei dischi, si vanno a cercare altrove. Quindi una campagna di questo tipo, di queste dimensioni, è funzionale poi a chiaramente a rientrare, però a rientrare in modalità diverse. Non mi stupirebbe vedere i Daft Punk fra qualche mese associati a qualche marchio, non lo so, poi dipende da loro, cioè. Però diciamo che in Italia Elio con il pinguino trovando comunque una forma sicuramente, ma anche con Cinara hanno fatto una cosa simile, è stato da questo punto di vista abbastanza uno dei primi. Ma ora, appunto, il fatto di uscire in modo così significativo significa alzare la posta, perché comunque il ritorno di Daft Punk non era così semplice, peraltro, perché loro ebbero il momento iniziale dei dischi che sono ritenuti ancora oggi dischi migliori, e parallelamente però non avevano ancora un buon riscontro live. Nel momento in cui io feci la scommessa di avere Daft Punk al traffico, perché gli altri direttori artistici mi dissero: ma quando facevano i dischi veri tipo Homeworks eccetera eccetera, il tour italiano non andò così bene, i club non erano pieni. La mia risposta fu: sì, ma sono una band generazionale, se la facciamo al traffic arrivano 50.000 persone, che poi sono effettivamente arrivate da tutta Italia e anche dall'estero. Il ritorno era ben di più difficile gestione, quindi il fatto di sparare alto voleva dire non poter sbagliare nessun colpo, ma penso che all'incasso di tutta questa operazione andranno non solo con i concerti, con i tour mondiali, sì, ma con tutta una serie di operazioni collaterali di ricerca di risorse relative alla musica. Per quanto riguarda il fatto che i dischi non si vendano quando non sono dei dischi significativi, io penso che non sia sbagliata come riflessione, perché l'ultima fase, diciamo così, l'ultima età dell'oro della musica, che sono ancora gli anni 90, ok, è vero che lo sviluppo della rete non era così elevato, però già c'erano ad esempio i masterizzatori che provocarono già un crollo delle vendite, però tutto sommato i dischi si vendevano. E però era anche un momento in cui ogni due settimane cambiava la storia della musica, cioè in qualsiasi genere, dall'hip hop al rock, cioè uscivano i Rage Against the Machine, uscivano i Radiohead, poi l'anno dopo uscivano le cose sbalorditive. Nel campo della musica elettronica, lo sdoganamento, diciamo, nella cultura pop del genere elettronico è cresciuto nell'incubatrice dei rave, per cui Prodigy, Chemical Brothers, Underworld e via dicendo, cioè ogni album, anche dal punto di vista sonoro, era una frontiera che si spostava. In Nirvana, sempre per quanto riguarda il rock, il grunge, tutto quello che parallelamente succedeva in giro per il mondo, erano uscite di album che ancora adesso fanno parte della storia della musica. Negli anni zero, non so su quante dita possiamo contare gli episodi per i quali possiamo dire: questo sicuramente è un album che fra 30 anni si ascolterà perché ha segnato una tappa importante nella storia della musica. Quindi, ma perché sono là? Cioè, perché le motivazioni, sinceramente, dovrei rifletterci un attimo, però di fatto non sono più usciti dei dischi così importanti. Perché il clima culturale è cambiato? Perché non lo so. Perché probabilmente ci sono dei flussi. Nella seconda metà degli anni Ottanta non è successo niente di particolarmente significativo che non fosse magari in una fase staminale e poi esplosa nel decennio successivo. Perché ci sono delle... ci sono dei clean però l'altra riflessione che faccio è: nel momento in cui le etichette discografiche vendevano ancora dei dischi, quindi c'erano delle economie che funzionavano, si potevano permettere magari di finanziare operazioni, per esempio, cioè io
prova a immaginare Aphex Twin oggi, senza tutto il supporto visivo dato dall'opera di Chris Cunningham, avrebbe avuto lo stesso tipo di impatto? Cioè, quando noi pensiamo ad Aphex Twin, pensiamo al video di Come to Daddy. Cioè, prima ancora che non tutto un suo album per intero. E quindi determinate operazioni di marketing arrivavano poi a incidere tantissimo in una sfera che è molto più, da considerare molto più ampia che non quella strettamente musicale, perché lì è proprio cultura, è cultura visiva, è cultura del proprio tempo, è modificazione, è una roba che poi finisce anche nel cinema, finisce nei linguaggi visivi a tutto tondo, è uno step in avanti. Ecco, quella roba lì comunque inizialmente era finanziata dall'industria della musica, in quanto investimento così a fondo perduto. Ora questi investimenti non si fanno più, quindi è difficile immaginare artisti di quella capacità visionaria, di quell'impatto forte, di quell'impatto radicale, che possano permettersi operazioni di questo genere. È altrettanto vero che però la rete ti dà la possibilità di sviluppare team proprio, delle cose che possono anche non costare così care, perché tanto oggi hai tutta una serie di software che ti possono, se sei veramente un visionario bravo, permettere di realizzare a basso costo qualche cosa di potente. Puoi anche non dover essere costretto ad avere la definizione che devi avere per entrare in un broadcast come in TV, cioè per avere l'ingrandimento, cioè la definizione, la qualità necessaria alla rete ti consente di abbassare notevolmente i costi di produzione. Quello potrebbe essere una via, però di sicuro la musica non si risolleverà se non partendo da se stessa. Cioè, non pensiamo che sia solo una questione di legata a Spotify, di che no. Si vendono, bisogna che torni ad essere centrale nella vita dei consumatori delle persone. E che tra l'altro Max citava MTV, forse mai come ora il pubblico, il consumatore della musica è lontano da MTV, cioè, questo è diventato però sta... Esatto, però è vero che i nuovi i ventenni ascoltano moltissimo hip hop. Sì, tutto il fenomeno club dog. E devo dirti che comunque l'hip hop italiano non è mai andato sotto una soglia, cioè il pop italiano, ascoltando le hit che passano in radio, è veramente molto banale, molto stupido, ha dei testi che francamente, cioè, magari le persone sono più attirate dalle sonorità, dalle melodie, dalla vocalità, però dice, non aggiunge niente di culturale, ma anche solo di cultura della musica leggera, troppo spesso. Nell'hip hop italiano anche artisti non particolarmente ricercati, il linguaggio medio, al netto di quelle che sono i luoghi comuni, anche fastidiosi, e che però comunque ogni tanto vengono anche abbandonati, perché poi c'è anche quello che ti scalza, se sei troppo lì che citi te stesso e tutta una serie di frasi fatte, io trovo che abbia sempre mantenuto un buon livello dagli anni 90 fino ad oggi, e oggi sono gli interpreti nuovi che io, per esempio, che ho quasi 50 anni, ascolto volentieri con curiosità, per esempio Ensi, per esempio Salmo, per citarne due, ma anche molti altri. Ma anche se sento per radio un pezzo di Fabri Fibra, ascolto il testo, perché penso che in un passaggio o due possa dire delle cose che comunque mi possono piacere, anche solo come architettura linguistica. Non mi ricordo da dove sono partito. Mi sembra che MTV su questo genere specifico stia tornando a giocare una carta importante, come poi alla fine, al netto di tutte le critiche che venivano rivolte alla MTV negli anni 90, però è stato molto utile alla scena musicale degli anni 90, perché l'Italia è un paese composto al 70% da province. Nelle grandi città c'erano le radio di movimento, c'era un passaparola che ti consentiva a due mesi dall'uscita di un album di avere un locale pieno di persone che sapevano che il tuo disco era uscito, chi eri, eccetera eccetera. Nel 70% della provincia arrivavano solo le trasmissioni televisive, e quindi arrivava in TV, ma addirittura, secondo me, quando c'era ancora Video Music, le trasmissioni live che venivano poi mandate anche in replica notturna aiutavano moltissimo a scoprire dei gruppi. Credo che, almeno per quanto riguarda l'hip hop, MTV sia stato uno sblocco importante, anche solo per una figura come Ensi, che
si è ritrovato poi a vincere, non so, una trasmissione che peraltro non guardo, ma so che è successa questa cosa. E quindi sì, bisogna notare questa parte. Io sono cresciuto molto con queste figure appunto di MTV, dei VJ, di questi programmi, no? Per il mio, c'è cose fantastiche, diciamo, ma all'estero queste figure ci cioè, sono rimaste, ci sono ancora, oppure sono scomparse perché qui si è proprio esaurito tutto. Ma nei media, dici, tipo nelle trasmissioni di MTV o come artisti? No, se adesso è ancora rimasto questo discorso, come cioè per me MTV negli anni a cavallo tra il 95 e il 2005, ha vissuto cioè un periodo off, no? Cioè piaceva, perché ci sono un po' cresciuto, dove vedevo questi, cioè i DJ erano delle star, nel senso che comunque eri lì, avevi 15 anni e vedevi programmi come Brand New, come, cioè erano interessantissimi. Sì. Cioè rispetto alla programmazione che adesso hanno, ma all'estero è uguale, nel senso si è proprio uscitato? Fondamentalmente anche, forse all'estero più che accentuato in Italia, c'è un'evoluzione, si va molto più sul settoriale, quello che funziona per esempio sono i network tra virgolette monotematici, no? Cioè magari c'è la televisione musicale che trasmette solo rap, non funziona più il modello, ma beh, in America da sempre, il modello di televisione generalista, cioè anche la radio, no? Negli Stati Uniti è difficile, c'è un network radiofonico ecumenico, no? Si va molto per radio di settore, stessa cosa per il fenomeno televisivo. Cioè quindi tu vedi un MTV rock, MTV... Ah, io guarda, per esempio a me appassiona tantissimo, negli Stati Uniti mi appassiona moltissimo VH1, no? Che VH1 c'ha un taglio, per esempio, studiato, che trattavo io per un pubblico, ahimè, più adulto, quindi molto più rock, anche roba anni 90, 80. MTV, il modello di MTV è diventato tanti canali tematici, soprattutto negli Stati Uniti, in Europa magari. Così rischi di non far scoprire quella scintilla, no? Cioè rischi di... No, però contemporaneamente eviti anche quell'effetto televisivo per cui non fai neanche tempo a formulare un concetto che già dopo tre secondi che stai parlando bisogna mandare lo spot in onda e non c'è tempo, ci stiamo dilungando troppo. Perché il vero problema anche della figura del VJ, sinceramente io non me ne ricordo neanche uno. Ma forse anche perché non ero così giovane, no, ma non mi sembra, se penso alla radio ricordo persone e figure che sono state illuminanti, se penso al mondo della televisione penso a persone che dietro avevano un tipo che gli faceva così, segni dietro la telecamera e quindi sai, sempre col sorriso smagliante, sempre con la necessità di buttare un pochettino sul generalista il discorso e di evitare di approfondire perché sennò si diventava noiosi e si perdeva quello share. Forse noi siamo rimasti su Massarini di Mr. Fantasy. Massarini di Mr. Fantasy all'epoca comunque era uno da cui ti facevi spiegare le cose, ma anche perché comunque aveva un format molto più dilungato nei tempi. Una preparazione non poi. Poi non, forse non era una delle figure che mi ha segnato proprio. No, però. Però non perdevo una puntata. Guarda, io poi adesso entriamo veramente nella tristezza di ricordare i tempi passati. A me una delle trasmissioni televisive dedicate alla musica ma più appassionato era Doc. Cioè, Doc. Era una trasmissione pensata da Arbore, ma condotta da Gigi Telesforo. Ma Doc hanno suonato, che so, James Brown, tutto dal vivo. Con gli africani. Ma tutto esclusivamente dal vivo. Io sono andato una volta, c'erano un'infrastruttura tecnica della Madonna, cioè era molto all'avanguardia. No, della Madonna. Madonna senza nessun aggettivo. No, con la maiuscola, tra l'altro. La proprietaria era Veronica Cecconi. Pure quello è stato un fenomeno. C'erano, ci sono stati gli esperimenti televisivi, c'era pure Ratatatà, mi pare, no? Come si chiama? Che era un format francese, poi è stato importato in Italia. Vabbè, poi c'erano gli anni di Video Music. E Video Music, io mi ricordo, trasmetteva una miriade di concerti dal vivo, ma tanta roba. Per esempio, Arezzo Wave era ma Gods of Metal, sì. Era molto seguito. Invece volevo una mia curiosità personale perché mi serve poi per contrattare con le band quando le invitiamo a Ziget. Secondo voi, scusate se mi pongo dalla parte di Quender, io ho avuto dei riscontri in merito, però quando una band, ritorniamo sull'estero perché così riprendiamo un po', no? Sempre voi,
Quando una band riesce a inserire nel suo curriculum, no? Perché ogni band immagino debba farsi un curriculum, debba inserire il fatto che ha suonato per un certo numero di volte in determinati contesti all'estero, è poi facilitata veramente nel trovare, cioè è un attestato di validità, diciamo, per poi riproporsi in altri contesti, anche in Italia. Cioè, quanto valore ha l'esibizione? Perché io me lo ogni volta che invito una band, chiaramente secondo me ha un valore e certe volte mi danno riscontro, però poi obiettivamente sai, a volte si perdono un po' le tracce delle band, non le seguo più, non riesco a capire qual è il loro percorso. Avere sul curriculum quindi aver suonato al Siget o in altri festival europei può essere, diciamo, un mezzo più facile per valutarle da parte dei direttori artistici? Sicuramente fa curriculum, anche se credo che oggi un promoter, un proprietario di locale che fa una band, l'analisi la fa non sul curriculum ma sulla proiezione dei costi, di quanto biglietti venderà, di quanto riuscirà ad andare a bene in pari. Però questo ha più a che fare con il momento un po' critico che stiamo vivendo. Di certo la testa dell'aver suonato all'estero è una cosa che comunque... poi anche perché l'Italia certe volte è anche felicemente provinciale, sì. ti eleva. Ed è anche vero che è sempre più frequente trovare l'esperienza estera nel curriculum delle band, che è una cosa infatti molto quello, infatti, la mia curiosità era anche questa. Sì, all'inizio era strano, era particolare, uno si immaginava i Linea 77 a Reading, che poi magari avranno suonato alle 3 del pomeriggio, sì, ovvio, davanti a 200 persone, comunque l'unica band italiana invitata a Reading, cioè era già una cosa di livello, faceva un certo tipo di, aveva un certo tipo di impatto. Forse oggi, che è anche molto più semplice anche attraverso la rete trovare dei contatti per andare a suonare all'estero, è meno esotico. Sì. Però se mi hai visto come una... anche io vedo pure che l'artista, cioè, proprio ha questa tendenza al... se... cioè che molte volte noi ci chiedono portaci all'estero, andiamo all'estero, facciamo anche il cachet, però facciamo, perché hanno questa cosa del... soprattutto un artista che magari si è già fermato, ovviamente in Italia, fermato, parliamo del mondo dipendente, no? Comunque ha un cachet, già in questo, molte volte c'è, cioè, rinuncia anche a... cioè dice anche che non sono gratis, cioè se sono, cioè, partire con 10 euro e tornare con 10 euro, tipo, spesato. Quello è abbastanza... Standard. Sì, no, però pur di fare questa esperienza, io è che secondo me è sempre un guadagno non monetizzabile, perché magari una persona può tornare da tua esperienza con un disco, certo, nel cervello può... Sì, infatti il valore aggiunto secondo me è proprio quello, infatti la solita parola, cioè, di contaminarsi un attimo, di apprendere. Poi dicevi una cosa prima che quando si suona all'estero non si ha una sensazione un po' diversa, perché poi noi italiani siamo un po' esterofili, no? Però è anche vero una cosa, che nei festival all'estero ci sono molti più stranieri, a prescindere da, diciamo, gli autoctoni del posto, diciamo, dove si faccia, però ci sono veramente tanti più stranieri. Allora il problema dei festival italiani, ritorniamo, che spesso e volentieri, anche quando si organizzano, sono solo italiani, vero. E il che ti pone un problema, perché a parte il fatto che non puoi vivere ormai solo sull'economia italiana, quindi ti devi sforzare di fare un po' di incoming come volevano fare loro al Traffic. Oppure... mi ha fatto, è stato anche certificato da... E quindi, per esempio, in Puglia, noi, quando hanno investito sulla musica, hanno fatto poi le report, le certificazioni, noi veniva fuori che per ogni euro speso 4 ne ritornavano, eccetera. E vabbè, quindi insomma il connubio tra turismo e musica è una cosa che ormai deve andare insieme. E questo poi anche dal punto di vista musicale per le band è molto più stimolante, perché tu veramente quando ti esibisci davanti a un pubblico straniero, secondo me dai quel 10, quel 20% di più che da un punto di vista musicale ti fa crescere, no? In quel momento in cui la band appunto cresce proprio dal punto di vista musicale, identità. Però se ci pensi forse la
La notte dell'Atalanta è l'unico festival che comunque ha in Italia ha un 30% di pubblico che è tutto estero, perché è una cosa che puoi trovare solo qui, non puoi trovare altrove. Questo perché noi superiamo la mancanza di servizi alla qualità di un elemento che puoi trovare solo qui, cioè nel senso perché io vado allo Stomboli, allo Zigheto, perché ci sono una serie di tutti questi servizi, c'è cioè pure il discorso della vacanza, perché dall'estero non vengono in Italia, perché è impensabile farsi una vacanza in un festival, se vieni in Italia vai a Roma, vai a Firenze, vai... cioè si perde anche un po' quel discorso del... Sono i costi, cioè, Giuseppe, perché... No, perché funziona, il festival funziona, l'autodato funziona, e vengono dall'estero tantissimi, perché quella cosa la trovi solo qui. Dal traffico abbiamo avuto, dicevo, l'anno, il secondo anno il comune voleva chiaramente capire come stava investendo i suoi soldi e aveva incaricato un'agenzia che si occupa di questi rilevamenti fatti di interviste sul luogo del concerto e ha stimato un 10% di incoming dall'estero, poi Torino c'è la Francia vicina. Noi avevamo anche investito, avevamo comprato una pagina sul... Les Enrocoutibles francese, avevamo fatto la segnalazione Pitchfork, cioè aveva segnalato il traffic, avevamo comunque fatto coinvolto la stampa estera e addirittura i primi due anni invitavamo giornalisti da diverse testate estere, qui pagavamo l'albergo e insomma la presenza sul luogo del festival per avere delle recensioni, un giornalista tedesco, per due anni abbiamo avuto un giornalista inglese anche dalla Spagna e un giornalista francese. Se tu investi e ritieni possibile geograficamente, è chiaro che a Torino è tutto più semplice, puntare sul pubblico estero, fai delle mosse in quel senso, il pubblico estero, scopri anche che all'estero è più semplice farsi ascoltare, perché comunque è tutto meglio connesso, c'è una curiosità mediamente maggiore nei confronti di un certo tipo di musica e devo dire che l'esperienza, raccontavo prima del cantante di XX, a quale ho fatto i complimenti dopo l'esibizione per il traffico dello scorso anno e lui mi ha detto, ma io questo festival lo conosco, quando avevo 17 anni non sai quanto avrei voluto venire a vedere il concerto di Daft Punk con gli LCD Sound System prima, solo che ero minorenne e non mi hanno lasciato venire. Cioè da Londra lui ha sentito parlare del traffico, anche perché mi ricordo che i Daft Punk misero in home page la foto, perché il parco della Pellerina, quando avevamo ancora, prima che ce lo togliessero, era un parco spettacolare, con questa fiumata, con questa botta, marea di gente lì davanti che balla, era un'immagine molto particolare. Anche gli Orbital misero in home page la foto di Piazza San Carlo piena di gente ripresa dietro il palco. Quando il traffico fu fatto alla Reggia di Venaria, che è un'altra cornice molto suggestiva, gli Underworld fecero delle dichiarazioni molto, molto belle anche sulla città in generale. Quindi il pubblico straniero queste cose le guarda, le registra, le ascolta, non si perdono, è anche un po' più attento e reagisce manifestando attenzione. Quindi ci stiamo avviando verso una sezione di festival che è più un'idea che il cartellone. Ma quello è così, perché la musica non puoi venderla diciamo in maniera così cruda e pura, perché ci sono così tanti festival che se non ti differenzi nel prodotto non riesci a venirne fuori e quindi di conseguenza noi al Sighet abbiamo puntato su altro, sulla venue, sui servizi, come avevo detto prima anche, e questo ci sta permettendo di andare avanti. Se noi avessimo fatto una guerra sul cartellone l'avremmo già persa, avrebbe già chiuso il Sighet. Infatti, secondo me, un po' tutti i festival stanno cercando di proporre questo. Su questo volevo dire, infatti, il Sighet è nato in concomitanza con una manifestazione per ritornare al turismo, l'incoming che fecero in Puglia. A Bari avevamo una manifestazione che si chiamava Stopover in Bari, che era perché noi avevamo tanti turisti che venivano a Bari a prendere il traghetto per andare in Grecia, però poi alla fine non si fermavano mai. Allora il comune organizzò questo Stopover in Bari, che erano due mesi in cui noi il comune di Bari offriva una tenda da campeggio già montata in un'area verde di Bari, un tot di provviste, un tour nella regione,
dei concerti sistematici al porto, in stazione, nel parco, eccetera. Una cosa fatta così tanto bene che la chiusa, quello è stato l'epilogo purtroppo. E infatti tutta l'organizzazione del SIGE, perché erano chiaramente tutti dei ragazzi la prima edizione, furono invitati, ci fu un gemellaggio tra Stopover in Bari e SIGE Festival, e arrivarono 50 persone in un pullman in pratica, ed erano entusiasti proprio, cioè impazziti, no, dobbiamo farla anche a Budapest, dobbiamo farla anche a Budapest. Ora Stopover è morta dopo qualche anno, mentre il SIGE è diventato quello che è diventato. Il problema appunto è questo, il problema che abbiamo è la continuità nelle cose, perché le idee ce le abbiamo, c'è gente capacissima, però purtroppo cambia la giunta e devi rimescolare di nuovo tutte le carte. No, e poi soprattutto con la giunta vecchia, con quella nuova già ti sei bruciato perché l'avevo con quella vecchia. Il discorso. Quindi ti devi di fatta, cioè fatta c'è una convenzione per 5 anni, poi saranno l'assessore turno a decidere se rinnovare o meno. E però come in tante cose noi partiamo anche a volte prima degli altri, perché quella era un'idea geniale, era proprio cioè cercava di coinvolgere tutta la città facendo entrare gli stranieri, i turisti nel tessuto della società, no? Li metti in relazione con le persone che mangiavano il panzerotto nella pineta e si era creata una sinergia bellissima, perché c'era proprio uno scambio. Bari poi 20 anni fa figurati era pericolosissima, però questo venne veramente superato. Però poi si interrompono le cose, e quando tu interrompi le cose per riprenderle devi fare un doppio sforzo, far dimenticare quello che è successo e fare una cosa nuova, perché quello che hai fatto 10 anni prima non vale più, e quindi di conseguenza se non dai una continuità a quello che stai facendo è tutta energia persa e non la recuperi più, secondo me ti bruci. Quindi insomma, fortuna a chi è riuscito a vivere per 20 anni con il proprio festival e si trova a questo punto. Noi solitamente abbiamo inventato questa cosa, che quando vengono più qualche ospite, io dico che comunque come la musica nascono delle scintille, no? Io mi sono montato tutto quello che avete detto, cioè, no, ma per esempio a me massima trasparenza, mi ha colpito moltissimo il discorso dell'up to you. Quello che hai detto quando facciamo il giro, il discorso dello Stopover, io me ne segno. No, ma se riesci a rifarlo, guarda. No, ma nel senso, magari, ma però sono spunti interessanti. Cioè, poi a me piace moltissimo, ma una forma mentis di curiosità, andare a approfondire le cose, no? Capire anche se c'è lo spazio per un modello, ahimè, economico sostenibile, cioè in qualche modo, e questo è fondamentale. L'ecosostenibilità c'è. L'up to you ne parlavamo prima, diciamo, con Spede. Sì, proprio nel senso. No, riparliamo anche a microfoni accesi. Sì, è una formula inventata dallo spazio 211 da Gianluca Gozzi a Torino, praticata poi anche dagli altri locali 3 anni fa, la stagione in cui si percepivano le prime difficoltà. Poi Torino è una città che ha una proposta in termini di locali, di concerti, che è superiore alla domanda, nel senso che c'è proprio veramente talmente tanto che a volte uno resta a casa perché rimane annichilito, è vero. Non sempre queste serate avevano un pieno di pubblico, anche perché comunque il biglietto incominciava, sai, 3 concerti alla settimana, non si poteva neanche permettere. E allora fu adottata la forma dell'up to you, anche per gruppi tendenzialmente italiani, ma forse anche per qualche gruppo straniero. Semplicemente all'ingresso veniva fatta una donazione spontanea, che solitamente girava tra i 3 e i 5 euro. Questa stessa cosa è stata applicata al traffic, con fortune alterne a seconda della location. Le piazze dispersive, mandare i ragazzi con la magliettina e la scatola di cartone, ha dato dei risultati. Nelle location tipo la Regia di Veneria, quella che noi avremo alle OGR quest'anno a fine agosto ci sarà il traffic dal 28 al 31 agosto. Sarà molto più semplice, perché insomma un flusso canalizzato all'ingresso, con delle persone che ti chiedono semplicemente 3 o 5 euro per vederti gruppi internazionali di un certo tipo, fondamentalmente è anche comprensibile il tipo di richiesta che il festival fa. Mettici anche che non vuoi vergognarti di fronte a quello che ti sta guardando a fare troppo il tirchio, tendenzialmente un minimo di risorse si riescono ad avere da questa cosa. No, è bello l'approccio mutualistico, no? Cioè anche paghi per il valore che pensi in qualche modo vai a vedere, secondo me questa è una cosa bella. Cioè. È il principio degli Radiohead quando hanno
Sì, pagate quelle del disco, no? Sì, però lì anche lì non mi pare non abbia funzionato più di tanto, non mi ricordo, non lo so. Ma è un po' un crowdfunding, no? Come? È un po' un, cioè, crowdfunding, sempre. È come se tipo qui, ad esempio, per dirti che c'era banale come idea, no? Allora ti su questo spazio che è enorme. Allora si poteva fare una cosa, cioè, tipo, abbiamo un sogno, portare, non lo so, no, Subsonica alle sfada, Subsonica costano X, ovviamente c'è, cioè, è una struttura, è impossibile portarli qui. Allora che fai? Fai un crowdfunding in cui ovviamente dici alle persone del territorio del Brindisi che c'è tanto, compri il biglietto in anticipo, ti costa 15 euro e hai il cash per cercare di dare l'anticipo al portare il concetto. È macchinosa. Ma di me se si crude avere pure l'altra parte, dopo l'anticipo, il saldo. No, no. Macchinosa. La possibilità, cioè, con online, la possibilità comunque di avere... Il problema è che il crowdfunding in Italia sicuramente è uno strumento che attira l'interesse di tanti che non vogliono fare il crowdfunding, cioè il problema è quello, e viene tutto interpretato male, perché sarebbe un metodo molto intelligente. E lì c'è sempre la fiducia nei confronti, cioè alla fine... La mutualità, cioè non c'è il concetto di interesse comune, e te lo dice, guarda, questo a microfono accesi, uno che non è di sinistra, però io sono molto per la mutualità, per l'interesse comune, per il bene comune delle cose. Da noi in Italia forse tutto parte proprio da questa mancanza di volere tutti insieme che le cose funzionino bene, cioè basterebbe poco, no? In qualche modo, appunto, il discorso del crowdfunding, paga quello che puoi, cioè da noi io immagino già purtroppo che se fai pay as you can, cioè, il 90% delle persone non pagano, perché cioè... Però se il crowdfunding sarebbe veramente uno strumento ottimo, sai quante volte organizzi un evento, allora ci scrivono 30 amici, mannaggia, dopo quel giorno non ci sono, vabbè, contribuisci un pochino, no? Aiutami. Io trovo una realtà che comunque va, cioè non dico che è morta, però secondo me non c'era molto, perché cioè i profani da me adesso ce ne sono proprio troppi, cioè stanno tutti a chiedere. Diventa un po' una colletta in rete, sì. Cioè il discorso dell'up to you invece, secondo me è un discorso che può funzionare semplicemente se supportato, adesso faccio un nome, magari trovi Enel della situazione che ti garantisce la solidità strutturale, no? Perché tu devi poter investire su una struttura, su un cast, e per assurdo l'imprenditore se la gioca sull'up to you, cioè in quel modo, perché altrimenti rischi veramente, se vuoi fare una cosa fatta bene, di farti male. Se vai a confidare solo su... Vabbè, non penso che sia... Cioè, quello è un... No, un modello perché magari si presta... Per... un'integrazione che hai... Addirittura Traffic, la fondazione CRT, anzi la CRT avrebbe raddoppiato tutto quello raccolto attraverso la richiesta, proprio con la cassetta. Cioè, X mettono, X mettono loro. Ma da un punto di vista legale c'è un iter da... Pratico, so, teoricamente è al limite, è borderline, sì, però è accettato. Ah, ok, bene.